i membri della direzione dovrebbero aver ricevuto tutti in mail qualche giorno fa il documento relativo al coordinamento metropolitano, che sarà oggetto di votazione al termine dei lavori. Quindi l'ordine dei lavori prevede la relazione iniziale. Come sempre, diciamo come prassi, al termine della relazione di apertura si apriranno le iscrizioni al dibattito. Al termine del dibattito ci sarà un commento conclusivo del segretario e poi procederemo al voto del documento presentato questa sera. Per cui do subito la parola a Luigi per la relazione introduttiva. Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questa direzione che si riunisce stasera e torna a riunirsi dopo un periodo importante ed intenso per la nostra comunità, per i nostri territori e per il futuro degli stessi. Da oggi la cadenza tornerà a essere quella di sempre, perché le sfide che ci attendono richiedono senza dubbio l'impegno generoso e appassionato di tutti noi. Arriviamo a quest'autunno dopo la conferenza programmatica, ne abbiamo discusso in diversi momenti e negli organismi, nell'assemblea provinciale. È stato un grande momento di discussione, di confronto, nel quale abbiamo costruito la nostra cornice di programma e discusso senza timidezze del nostro profilo, di ciò che siamo e soprattutto di quello che vogliamo costruire. Lo abbiamo fatto senza la presunzione di voler imporre dall'alto una visione precostituita, magari farcita da una partecipazione fittizia, utile solo come ratifica di qualche decisione presa in uno o più caminetti. Invece abbiamo scelto di costruire un confronto vero con la nostra comunità, con i cittadini che hanno partecipato, con le realtà economiche, sindacali, associative, sociali di questo territorio. Perché quello di cui abbiamo bisogno non è solo qualche proposta per il programma elettorale, ma una chiara e condivisa visione della Bologna metropolitana. Questo percorso, dipinto da più di un borioso osservatore come l'ennesimo ring, dove riproporre sfide tra nomi propri di persona, ci ha permesso invece di arrivare a costruire un partito unito, coeso, dove non si cerca di inghiabbiare idee e sensibilità differenti, ma si lavora assieme per un obiettivo comune, per dare risposta ai bisogni crescenti, per essere all'altezza del governo di questa città, per essere Bologna. E poi c'è stata la festa, sì, perché mentre Beppe Grillo organizzava e pianificava il raduno di Imola, attraverso una raccolta fondi che insomma, ci ha fatto sapere in modo roboante, prevedeva anche alcuni momenti di autofinanziamento, noi abbiamo assieme a migliaia di volontari costruito una festa che ha dimostrato di non essere un rito stanco, ma un luogo di confronto vero, dove affermare anche nel dibattito nazionale il ruolo di Bologna. Una festa con tanti visitatori, tante presenze ai dibattiti ed un dialogo con la città che dobbiamo continuare a tenere sempre aperto. Pare oggi chiaro più che mai nel Paese il ruolo dirimente del Partito Democratico, in quella forse che è la fase più importante di questa legislatura, con l'approvazione di interventi e misure che da sempre sono state presenti nei nostri programmi elettorali, cito lo Ius Soli perché è l'ultima e perché anche simbolicamente rappresenta un passaggio importante. E sono in atto processi di riforma, dall'architettura delle istituzioni fino alle riforme in materie economiche e fiscali, che sono quanto mai decisive in un momento ricco di cambiamenti, di sfide ambiziose e difficili. E in questo contesto è evidente che quando il PD riesce a dimostrarsi unito e non eternamente ripiegato nelle sue discussioni, è un PD che fa la differenza. La fa attraverso il lavoro dei gruppi parlamentari, la fa attraverso la responsabilità comune che attraversa questa comunità e lo fa rispondendo alle sfide che questo tempo ci riserva. A nessuno sfugge in tutto questo, infine, l'importanza del voto per elezioni amministrative del 2016. Non soltanto per il portato simbolico e numerico delle città chiamate alle urne, ma per il futuro importante di questi territori. Qui abbiamo scelto di candidare Virginio Merola anche per dare a questa città una continuità amministrativa che manca da troppi anni e nessun risultato sarà scontato. Dovremo lavorare a pancia a terra per conquistare ogni singolo voto, senza la presunzione di sentirci sempre dalla parte del giusto, ma con la tenace volontà di raccontare ciò che si è fatto e ciò che si vuole fare. Anche per questo motivo, dalla riunione della segreteria dell'altra sera, abbiamo deciso di lanciare per le giornate del 22 e 29 novembre gli Open Day del Partito Democratico di Bologna. Due giornate non soltanto di mobilitazione dei nostri circoli, dei nostri iscritti e militanti, ma soprattutto l'intenzione di vivere i luoghi della città,
di andare nelle piazze e nei mercati di Bologna, di andare nelle strade, di continuare quel percorso di ascolto messo in campo con la conferenza programmatica, con l'obiettivo di rilanciare la nostra azione politica, che non può, badate, essere solo una quotidiana presa di posizione rispetto a un dibattito spesso in cui spesso ci si parla addosso, ma deve essere una forte e convinta motivazione per una scelta di campo, una scelta di campo in termini di valori, di priorità e di principi. Un campo che ci preoccupa sempre più, dove i giocatori spesso non hanno a cuore Bologna e il suo futuro, ma da questa piazza covano obiettivi ed aspirazioni di carattere nazionale, a partire dalla Lega di Salvini, a cui il centrodestra, sempre più a trazione leghista, pare aver appaltato la candidatura a sindaco e l'egemonia culturale nel fare opposizione in questa città. A questa destra noi non diciamo di non venire a Bologna, come qualche altro fenomeno sta facendo con il solo obiettivo di regalare pubblicità gratuita, perché questa è una città nel suo DNA, democrazia, partecipazione, rispetto, ma siamo in grado e vogliamo dire fortemente, senza paura, di non temere questa sfida, di rispettare tutti, ma di voler parlare ai cittadini del nostro progetto per Bologna, del futuro di questo territorio e delle sfide che vogliamo vincere. Per fare questo vogliamo ripartire da una scelta di campo, da una mobilitazione contagiosa e coinvolgente di idee, per una città che merita un governo all'altezza della sua storia e all'altezza del suo futuro. La stessa proposta si fa fatica ad intravedere anche nel frastagliato mondo alla nostra sinistra, che pare essere unito solo nell'individuare il PD come il nemico da abbattere. Animati da volontà di esperimenti nazionali o per rancore covato in questi anni, pare che l'obiettivo non sia quello di governare Bologna o di mettere a disposizione delle idee, ma soltanto di regalare, senza nessun rimpianto, a questa città al Movimento 5 Stelle o alla Lega. Ebbene, allora pare evidente in questo quadro la necessità di un PD che per convinzione e non per mero calcolo elettorale mette in campo alleanze di governo. Alleanze che non rappresentino alchimie o geometrie di difficile tenuta, ma una proposta ampia per amministrare la città, con la consapevolezza che non si sta in una coalizione arrogandosi la titolarità di un punto di vista totalitario su alcuni temi, ma con la generosità, accettando in un quadro condiviso, le sensibilità che possono e, permettetemi, devono essere differenti. Lo schema è quello del centrosinistra che governa la regione e tantissimi comuni del nostro territorio e non solo, con un Partito Democratico baricentro di una coalizione che guarda una sinistra di governo, come abbiamo fatto nel 2011 attraverso l'alleanza con Sinistra Ecologia e Libertà e l'esperienza positiva di Amelia Frascaroli, ed allarghi alle forze civiche che vogliono dare un contributo, a partire però da programmi e idee in campo. Ripartire da queste esperienze non per ricalcare schemi di gioco collaudati, ma per rafforzare il PD e la sua proposta, anche per valorizzare al meglio il buon governo di questi anni, senza dubbio non facili per gli enti locali, in un contesto dove competitività territoriale è diventata fondamentale, senza dimenticare mai la sfida di tenere assieme i bisogni crescenti. In questo territorio hanno scelto di investire realtà importanti nel panorama nazionale ed internazionale, ne citiamo spesso, ma dovremmo farlo di più e dovremmo anche con più orgoglio rivendicare queste decisioni, la Philip Morris, la Lamborghini, e la sfida della crescita, dell'attrattività di Bologna, della sua valorizzazione è senza dubbio un ambito dove si è fatto un lavoro importante in questi anni, sul quale proseguire con determinazione. Oggi il sindaco Merola ha presentato il progetto di FICO, che potrà essere una grande occasione per valorizzare questo territorio, per creare opportunità occupazionali con ricadute economiche e turistiche attraverso le eccellenze dell'agroalimentare. Tutto questo lo dobbiamo fare, dobbiamo provare a continuare su questa strada senza mai dimenticare le persone, la loro vita e i loro bisogni, in un territorio che da sempre ha saputo coniugare valori ed interessi diversi. Il diritto all'educazione e all'istruzione, con un investimento importante sul personale e sulla qualità del servizio, attraverso un percorso che dobbiamo senza dubbio proseguire, e i servizi alla persona, dove si è scelto di non restare spettatori inermi rispetto ai fenomeni, ma di intervenire privilegiando situazioni di difficoltà e di marginalità. In tutto questo è impossibile non arrivarci, è senza dubbio significativo il dibattito che si è aperto sul diritto alla casa, sulla legalità, su temi che non possono essere affrontati con slogan utili a marcare il territorio in nome di posizionamenti tattici che non fanno che allontanare i cittadini dalla politica che si parla addosso. Abbiamo chiaramente affermato,
come legalità e solidarietà non sono principi che viaggiano separati, ma che possono e devono convivere. Certo, questo comporta la fatica di dover governare, di affrontare i problemi, di trovare soluzioni che non si esauriscono con un trafiletto sul giornale. Nel rispetto delle regole si tutelano tutti coloro i quali in un percorso di legalità credono e da questo si affidano, senza però mai dimenticare che una forza politica non può essere semplicemente spettatrice nell'affermazione di questo principio, ma ha il dovere, lo voglio ribadire, il dovere, di trovare soluzioni a situazioni che coinvolgono minori, a situazioni che coinvolgono persone malate, a situazioni di marginalità, dove avere un tetto sopra la testa o un pasto caldo non è una forma di lotta politica, ma a volte una gioia insperata, trovata per la prima volta o dopo molto tempo. L'auspicio, quello di tutti, è di non vedere più sgomberi, non per preservare posizioni di illegalità, perché siamo in grado di dare risposte a quei bisogni. E per arrivare a questo obiettivo i comuni non possono certamente fare da soli, con risorse e strumenti normativi non sempre sufficienti. Per cui chiediamo, lo facciamo anche da questa sera ai nostri parlamentari, di uno sforzo, perché già nella prossima legge di stabilità si possa dare la possibilità ai comuni di gestire gli immobili sfitti, nella direzione indicata dagli enti locali e dal Comune di Bologna. Permettetemi di affermare in questa discussione di merito un punto fermo rispetto alla vita del partito e alla responsabilità di un gruppo dirigente in una fase così delicata. Dobbiamo avere la forza di ascoltarci e di confrontarci fino in fondo e in questo ribadire la necessità di un partito unito, coeso e con idee chiare, attraverso l'impegno di tutti. Un partito democratico unito e coeso che ha affrontato la conferenza programmatica, che ha ricandidato all'unanimità Virginio Merola e che deve preservare e lavorare per avere la stessa capacità di stare assieme anche in questa fase, perché il Partito Democratico Bolognese unito è importante anche per il dibattito nazionale in corso, non dimentichiamolo. Lo diciamo spesso, siamo una comunità straordinaria, ma tocca a noi dimostrarlo, a partire da chi ha ruoli importanti, di responsabilità, attraverso una doverosa e reciproca lealtà, perché se poi diciamo che la politica è una bellissima esperienza collettiva, lo dobbiamo dimostrare nei fatti. Lealtà che dobbiamo non tanto a noi stessi, lealtà che dobbiamo ai tante donne e ai tanti uomini che nel Partito Democratico credono e lavorano quotidianamente. Da oggi vogliamo lanciare qui un percorso comune con la Federazione del Partito Democratico di Imola. È l'altro tema all'ordine del giorno ed è importante per quello che stasera votiamo e mettiamo in campo. Perché la città metropolitana sta muovendo i suoi primi passi, con molte difficoltà, sta provando ad occuparsi delle funzioni che le sono state attribuite, ma allo stesso tempo prova ad affrontare la sfida della semplificazione istituzionale ed amministrativa, a favorire processi virtuosi di riordino e lasciatemi qui citare il referendum consultivo che c'è stato poche settimane fa, nel quale i comuni di Porretta Terme e Granaglione hanno votato per fondersi nel comune unico nuovo che si chiamerà Alto Reno Terme, speriamo sia solo l'embrione di un laboratorio più grande di tutto l'Alto Reno, nel quale c'è stato uno sforzo importante del Partito Democratico e da qui voglio ringraziare le tante militanti e i tanti volontari del Partito Democratico della Montagna che in questo sforzo si sono impegnati. Questa è la strada da perseguire, senza cancellare identità e specificità di ogni territorio, ma investendo assieme in un progetto più grande. L'obiettivo è quello di rendere il PD veramente metropolitano. Stasera votiamo per creare un coordinamento unitario delle due federazioni, che a mio parere, ma il parere unanime della segreteria, non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza di un percorso che ha come obiettivo quello di tradurre anche nella parte politica la necessità di avere strumenti di carattere metropolitano, perché abbiamo la necessità di rispondere al meglio ad una trasformazione che ha bisogno di essere non solo istituzionale, ma anche e soprattutto politica. Lo dobbiamo fare anche perché la stessa regione Emilia-Romagna si appresta a un grande processo di riordino e per ribadire il ruolo centrale del nostro territorio dobbiamo partire appunto dalla politica. Si tratta di un cammino che vuole dare appunto forza al nostro territorio in termini di coesione e di innovazione, disegnando una naturale centralità nel dibattito regionale del nostro territorio e a questo laboratorio, di questo laboratorio ha sicuramente bisogno anche il Paese. Per cui andiamo avanti con coraggio e senza paura del futuro. In questo permettetemi di concludere la mia relazione omaggiando anch'io, come hanno fatto tanto in questi giorni, nel trentennale della straordinaria trilogia
che è stata quella di Ritorno al futuro, un passaggio acuto, simpatico, quasi illuminante del dottor Brown, che era interpretato da Christopher Lloyd, che vuole essere un auspicio per tutti noi. Diceva a una platea un po' confusa e sorpresa: il vostro futuro non è scritto, il futuro di nessuno è scritto, il futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono. Grazie a tutti. Grazie mille. Integro la relazione con la proposta nominativa per il coordinamento del Partito Democratico dell'area metropolitana, e nel quale c'è stato un rapporto numerico nella relazione con Imola che è stato molto generoso per quel che riguarda la disponibilità della Federazione di Bologna. E la proposta nominativa è la seguente. Per il coordinamento del Partito Democratico la proposta è: Critelli Francesco, Baraldi Rita, Caliandro Stefano, De Maria Andrea, Lombardo Marco, Mantovani Dario, Marzocchi Teresa, Muzic Claudia, Puglisi Francesca, Saliera Simonetta, Tosiani Luigi. Sono membri di diritto del coordinamento il sindaco di Bologna Virginio Merola, il sindaco metropolitano Virginio Merola, il vice sindaco metropolitano Daniele Manca, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio metropolitano Rossella Lama. Grazie. Bene, sono aperte le iscrizioni al dibattito, quindi siamo qua. Senza spingere. Allora dopo diamo il voto, però. Di solito a chi si offre volontario per primo viene riconosciuto già un buon voto in partenza per il coraggio. E quindi mi perdonerete se il mio intervento sarà un po' sconnesso, nel senso che voglio dire due parole, ma ho appena ascoltato la relazione, quindi magari non avrò esattamente una dialettica fluidissima. Che dire, io innanzitutto sono portata a questo intervento dal fatto che il mio nome è, come vedete, tra quello dei membri, dalla proposta che è appena stata fatta per i membri del coordinamento metropolitano, e quindi mi sento anche un po' sollecitata da questo, perché ovviamente sono onorata di questo, quindi confermo qui la mia disponibilità, poi sarà naturalmente la direzione eventualmente a confermare o meno questa mia disponibilità, e perché al di là di Claudia Musi ci ritengo molto importante che ci sia la presenza in questo coordinamento di amministratori locali. Lo sono io, lo è anche Dario Mantovani, quindi non sono l'unico rappresentante, lo dico anche perché proprio in ragione di quello che diceva Luigi Tosiani, che la città metropolitana debba operare nel rispetto delle rispettive identità, delle caratteristiche, delle vocazioni dei singoli territori. Noi siamo in una fase molto delicata nella quale dobbiamo prendere alcune decisioni fondamentali su temi che riguardano territori vasti, e quindi tanto più in questa fase io ritengo sia importante che proprio insieme e nel rispetto di tutti affrontiamo questi argomenti. In questo senso ritengo che un coordinamento che comprenda anche le sensibilità di amministratori, magari anche di piccoli comuni come lo sono io, sia da riconoscere anche alla segreteria, quindi sono contenta che si sia pensato a questo. Le difficoltà che gli amministratori locali stanno vivendo in questo periodo non le devo raccontare io in questa sede, quindi le conosciamo tutti, e devo anche dire che la città metropolitana, questa nuova città metropolitana, da questo punto di vista rappresenta in tanti momenti un elemento di complicazione ulteriore. Questo, come avviene sempre in tutte le nuove sfide, in tutte le nuove istituzioni, anche a causa un po' di un vuoto normativo che ancora deve essere colmato, e quindi di un cono d'ombra che è gettato su tutta una serie di funzioni e di deleghe che la città metropolitana ancora non ha e che disorientano i sindaci. Lo dico io che sono un sindaco al primo mandato, e quindi probabilmente sarò anche più disorientata di altri che magari sono più esperti di me. In ogni caso vedo che non sono da sola, e quindi sicuramente questa città metropolitana in qualche modo ha bisogno
bisogno anche di un sostegno di coordinamento politico. In questo senso la volontà di creare un coordinamento con Imola, che è un elemento nuovo per noi, perché non facciamo più i conti soltanto con la provincia di Bologna, col territorio del provinciale al quale noi siamo stati abituati a pensare, ma anche una realtà così importante come quella di Imola ritengo sia ancora più importante. Per cui, per quanto mi riguarda, al di là del fatto che ci sia il mio nome, penso che questo sia un passo che per il Partito Democratico sia molto importante fare nell'ottica di un coordinamento appunto tra territori. E un'altra cosa la voglio dire rispetto alla città di Bologna, rispetto a quanto ho sentito nella relazione. Questa tornata elettorale tocca forse anche proprio in ragione di questa nuova istituzione della città metropolitana, tocca in modo particolare anche la vita dei territori e dei comuni della provincia di Bologna. Noi partecipiamo molto più attivamente di quanto forse si immagini o sembri direttamente al dibattito che a Bologna avviene in questi giorni e credo sia importante anche dire che siamo disponibili, e so che sto parlando in questo momento a nome anche di tanti miei colleghi, a partecipare attivamente e a collaborare, a dare un contributo per Virginio Merola, per la città di Bologna, perché è evidente che da questa sfida dipendono moltissime delle nostre scommesse per il futuro. Quindi chiedo anche che ci sia non soltanto un coinvolgimento, ma anche una richiesta di collaborazione diretta ove ce ne fosse bisogno, perché noi siamo disponibili a farlo. E in questo senso una parola la voglio dire anche sul tema delle alleanze, perché ho apprezzato molto quello che ho sentito nella relazione iniziale e io condivido pienamente. Io amministro un comune con un'alleanza di centrosinistra che ritengo sia stata e sia finora un'esperienza estremamente positiva, quindi un rapporto in particolare con SEL, devo dire, che io ritengo molto proficuo. Credo che questo stia anche determinando una risposta nei confronti del nostro elettorato positiva, cioè credo che risponda proprio a un'esigenza di una parte di nostro elettorato, e credo che questo sia non soltanto per consuetudine, non soltanto perché finora abbiamo fatto così, ma proprio perché risponde alla natura anche del nostro partito, un tema fondamentale. Quindi io condivido pienamente quello che è stato detto e chiedo alla segreteria del PD di Bologna di andare avanti con forza in questa direzione, cioè credo che sia un percorso con scossoni anche forse più forti rispetto a quelli che ci potessimo aspettare inizialmente, però credo che sia proprio la direzione giusta, quindi noi siamo qui e buon lavoro. Interviene Andrea De Maria, si prepara Benemati. Sono un po' spiazzato dalla relazione, perché volevo citare Gramsci, adesso ovviamente non lo posso più fare vista la chiusura di Tusiani e quindi non ho citazioni da mettere a disposizione. No, davvero voglio essere molto veloce, però insomma direzione che considero importante, insomma, quindi ci tengo solo a fare due considerazioni che sono queste. La prima è un apprezzamento, un sostegno non formale a come gruppo dirigente nuovo che si è insediato recentemente, guidato da Critelli, sta dirigendo il partito in questa fase molto delicata per Bologna in vista del 2016. Io, insomma, sapete, perché ne abbiamo discusso anche in questa sede, in Assemblea Cittadina, che considero molto importante e positivo il passaggio che abbiamo fatto con la conferenza programmatica, che ci ha consentito di chiudere molto bene unitariamente la discussione in vista della ricandidatura, che poi abbiamo fatto appunto con un voto unanime dell'Assemblea Cittadina di Virginio a sindaco per il 2016. Quello è stato un passaggio importante, di discussione franca, aperta, che poi appunto ha saputo portare a una condivisione unitaria programmatica di ricandidatura di Virginio, la prima Bologna fra tutte le città italiane, che ci ha permesso appunto di attrezzarci molto bene ai passaggi successivi. E poi credo che il vostro gruppo dirigente abbia diretto molto bene una serie di momenti anche complicati negli ultimi giorni, nell'ultima fase, con grande equilibrio, con grande serenità, in un modo che io condivido in pieno. Ora mi pare molto buona questa idea delle due giornate dedicate, diciamo, al rapporto con la città. Mi pare un'idea molto positiva. Se posso dare un'indicazione, ma mi sembra insomma presente nella relazione, nel modo in cui volete impostare anche queste giornate, vogliamo impostare queste giornate, è di parlare molto di Bologna, ecco, e molto in positivo. Ecco. Noi abbiamo
degli avversari che stanno facendo tutta una campagna in negativo, o sui temi locali o sui temi nazionali, sia il centrodestra, sia la Lega, sia 5 Stelle, sia la realtà un po', diciamo, confusa che si muove alla nostra sinistra. E penso che invece noi dobbiamo stare molto in positivo e molto sui temi della città, ecco. Penso che questo debba essere il taglio che dobbiamo dare a quelle due giornate, alla nostra iniziativa. La seconda cosa che voglio dire riguarda le alleanze, lo diceva bene adesso Claudia, lo condivido, per me è molto importante che, insomma, abbiamo tenuto molto ferma la bara del centro-sinistra, anche con giusto equilibrio, anche forse mordendosi la lingua qualche volta nel dibattito, ecco. Ma credo sia stata la scelta più giusta. Mi pare che noi dobbiamo partire dall'idea, insomma, di riproporre la coalizione di centrosinistra che sta governando Bologna, che governa tanti dei comuni del nostro territorio, che governa la regione. Accanto, diciamo, avendo al centro l'idea del centrosinistra e l'idea quindi prima di tutto di un'alleanza con SEL, con una lista che veda protagonista almeno una parte significativa di SEL, venga protagonista la lista che nel 2011 già ha sostenuto la candidatura di Virginia e così via, in questa, diciamo, idea di centro-sinistra credo che facciamo bene anche a guardare a forze, interlocutori più moderati che si possono alleare con noi, anche in un'ottica civica, cercando appunto di costruire una coalizione che sia chiaramente di centro-sinistra, con al centro il perno del Partito Democratico, che parte appunto dalla maggioranza che oggi governa la città e la regione e che pensi a un centro-sinistra al massimo inclusivo, espansivo, capace di raccogliere consensi e anche, diciamo, sostegno all'attività di governo. Infine sul documento che votiamo con la Federazione di Imola, questo documento secondo me è un passaggio molto più importante di quello che forse, insomma, possiamo pensare, nel senso che rappresenta un po' una svolta, ecco, perché noi veniamo da decenni in cui, anzi, diciamo che la Federazione di Imola si caratterizzava anche per una scelta di forte, diciamo, autonomia in alcuni passaggi, forse persino di separatezza dal rapporto con Bologna, con ragioni storiche, anche con una grande qualità del governo di quella città, del circondario imolese. Oggi il fatto che si faccia questo primo passo di forte raccordo fra le due federazioni, secondo me è un passaggio molto importante. Penso anch'io, come diceva Luigi, che dovrebbe essere un primo passo, non la fine di un percorso. Io penso che sarebbe auspicabile, diciamo, in prospettiva, arrivare a un'unica organizzazione di partito, diciamo, che coincida con la città metropolitana di Bologna. Ovviamente non è una discussione matura questa sera, facciamo bene, diciamo, a votare questo documento, ma insomma il passaggio di un forte coordinamento politico fra le due organizzazioni di Bologna e di Imola, secondo me è di grande rilievo, ecco, e può dare quel sostegno politico al percorso istituzionale della città metropolitana che a mio avviso deve essere il grande assist dei prossimi anni. Sugli assetti istituzionali del nostro territorio, sullo sviluppo della nostra qualità di governo, e appunto il fatto che lo si sostenga con l'azione politica di questa sera per me è un fatto appunto molto più importante di quello che forse si può pensare, ecco. Non è un passaggio burocratico, questo vorrei dire, insomma, non era scontato che si arrivasse a un organismo condiviso con la Federazione di Imola, e penso appunto che possa essere un primo passo molto, molto importante dentro, diciamo, una grande ricchezza di attività sul piano della innovazione istituzionale nel territorio della città metropolitana di Bologna. Anche la fusione tra i comuni di Porretta e Granaglione, di cui mi voglio complimentare moltissimo con gli amici e compagni che ci hanno lavorato, insomma, conoscendolo bene quel territorio, non era una cosa anche questa per niente scontata, ecco. È anni che si discute di processi di unione, di fusione nell'Appennino bolognese, il fatto che in una realtà dove tenere insieme le comunità per ragioni anche qui storiche, culturali, non è semplice, insomma, il risultato che si è ottenuto, anche il successo nel referendum è molto importante, ed è appunto dentro una ricchezza di processi di fusione, di qualificazione dell'iniziativa istituzionale che riguarda tutto il nostro territorio. Ora ci aspettano dei mesi molto delicati, è chiaro che il voto del 2016 è importantissimo per Bologna ed è importantissimo per il livello nazionale. Bologna sarà una delle realtà principali su cui si misureranno anche i risultati delle elezioni amministrative.
penso che se l'affrontiamo in questo modo, insomma, con questa serietà del percorso politico, con questa unità fra noi e con questa anche capacità di affrontare di petto, insomma, la sfida dell'innovazione istituzionale, potremmo avere un risultato molto importante per Bologna e per il Partito Democratico, che sarà appunto un risultato che dovremo e potremo conquistare tutti insieme. Grazie. Bene, interviene Beniamati, si prepara Mignani. Sì, buonasera. Anch'io intervengo questa sera perché credo che i temi sollevati siano temi importanti e il dibattito sulla tornata amministrativa sia un dibattito importante. Lo dico perché ascoltando la relazione che ho condiviso in tantissime parti mi sono, diciamo così, maturate tre osservazioni che vorrei fare. La prima, che è già stata citata anche poc'anzi, l'importanza della prossima tornata amministrativa, non solo per la nostra città, poi a questo tornerò, ma per il Paese, perché ovviamente queste prossime elezioni amministrative sono le elezioni che vengono dopo le europee e le regionali, le elezioni di metà legislatura, e saranno quelle che saranno, diciamo, precedenti alle referendum sulle riforme costituzionali e, per quanto riguarda noi, anche al nostro congresso. Noi abbiamo, e qui è il primo dato forse diverso dal passato, noi abbiamo una situazione in cui per la prima volta c'è una forbice di svantaggio verso, per il nostro partito, verso la situazione locale rispetto alla situazione nazionale. Noi in questo momento a livello nazionale, grazie anche alle condizioni dell'economia, frutto del nostro lavoro, con un PIL in ripresa, con l'occupazione che risale, con i consumi che stanno riprendendo, con il ritorno della fiducia degli italiani, godiamo di un momento in cui la fiducia politica nel nostro governo e nel partito sono abbastanza forti. Mentre invece per la prima volta il PD sul territorio mostra in questo passaggio elettorale qualche difficoltà. Non torno a citare il caso di Roma perché meriterebbe un intervento a parte, ma anche nei casi di Napoli e di Milano, dove la situazione del partito è più tranquilla, siamo in difficoltà nell'identificare dei candidati che possano portarci alla vittoria in due situazioni nella quali effettivamente c'è la possibilità. E da questo punto di vista la situazione di Torino e la situazione di Bologna sono date dal Partito Nazionale, non vorrei dire quasi per scontate come situazioni acquisite, ma si respira questa aria. E allora passo alla seconda delle osservazioni. In un momento di difficoltà come questo io credo che invece noi faremmo bene a considerare che la cosa non è scontata, che Bologna sarà un test non solo per noi ma anche per altre forze politiche, sia per quella cosa rossa che si va definendo con i fuoriusciti PD e con una parte di SEL che vuol misurare qui la sua capacità e il suo appeal elettorale, sia per quel centrodestra che si sta sfarinando, che pensa di poter fare il colpaccio a Bologna. Allora, da questo punto di vista, il percorso che abbiamo fatto per ricandidare Virginio Merula, che a molti è sembrato lungo e anche macchinoso, devo dire invece ha dimostrato la capacità di discernimento di questa segreteria, la capacità di gestione di una situazione difficile, perché abbiamo dibattuto fra di noi, abbiamo coinvolto gli organismi del partito dopo un dibattito approfondito, si sono coinvolti le realtà regionali e nazionali, e questo è bene che sia chiaro proprio per la valenza di questa sfida, e siamo arrivati in una condizione, diciamo, di unitarietà del partito, al di là delle posizioni espresse durante il dibattito, a questa ricandidatura. Io lo dico perché non ho avuto modo di rendere ancora giusta ragione di questo impegno della segreteria, che non è stato un impegno scontato e un risultato che fosse già definito in partenza. È stato frutto di lavoro e di accortezza politica. Se oggi possiamo presentarci a questa campagna elettorale con il partito unito. Su questo però devo dire due cose. Chiaramente l'amministrazione, non spetta a me dirlo, utilizzerà questi tempi per mostrare ai cittadini, anche mediante un'opportuna comunicazione, tutti quelli che sono stati i risultati maturati in questi anni. Mentre il PD, è già stato detto prima, il nostro partito deve rafforzare un complesso di alleanze. È chiaro che il complesso di alleanze parte dal centro-sinistra, non a tutti i costi, come dimostrano alcune cose che sono successe
pochi giorni fa, e qui voglio dire sempre personalmente che ho molto apprezzato la posizione del sindaco di Bologna nel dibattito che ha avuto con l'ex assessore alla cultura, così come ho apprezzato la posizione del segretario provinciale rispetto all'operato della magistratura sugli sgombri, quando ha tenuto giustamente il punto che noi siamo un partito, come diceva giustamente Tosiani, che si batte, perché nel suo DNA c'è scritto, si batte per i più deboli e per i più fragili, ma siamo anche il partito del rispetto delle regole e della legalità. E questi sono discorsi che non è superfluo oggi richiamare, però dicevo, noi siamo per ripartire dal centro-sinistra, cercando ovviamente di sfruttare per una volta anche i vantaggi locali degli avversari, cioè cercando di ampliare il nostro consenso nei pascoli degli altri. Per cui credo che anche una tensione delle liste civiche apparentate o comunque il tentativo di mettere insieme nella coalizione delle forze che possono prendere voti anche di altri soggetti sia una cosa che va nella giusta direzione, così come ci dovremmo porre il tema anche di una seria e importante composizione della lista del PD che anch'essa possa risultare molto attrattiva per quegli elettori che oggi, pur non avendo mai votato PD anche a Bologna, potrebbero trovare nello sfarinamento di altre proposte politiche la ragione per votarci. Io credo che questo sia l'impegno che abbiamo nei prossimi mesi. Sono sicuro che questa segreteria sarà all'altezza di questa sfida, perché lo ha già dimostrato nei fatti recentemente. Voglio dire la terza, adesso in conclusione, perché non voglio abusare del tempo, la terza osservazione: abbiamo parlato molto della fusione Porretta-Granaglione che ha dato vita ad Alto Reno Terme, che è stato un successo. È stato un successo, diciamocelo, non solo come partecipazione ma anche come entità dei risultati. Più del 90% di chi si è espresso a Porretta Terme si è espresso per la fusione. Questo sta innescando anche un processo che porterà altri comuni ad aderire a quell'unione, però questo ci porta alle elezioni, in quel comune nella prossima tornata elettorale. E siccome noi non siamo solo bologna-centrici, ma guardiamo anche alla realtà del territorio, è chiaro che si vota anche a Porretta-Granaglione ad Alto Reno Terme. Lì ci sarà una discussione da fare per scegliere in questa situazione i candidati migliori, il candidato migliore e i candidati per la lista migliori, che sappiano interpretare al meglio le anime del PD di quei due comuni, che sappiano tenere la coalizione, che sappiano allargarsi. I segretari dell'Unione Comunale di Porretta e Granaglione sono sicuramente all'altezza della sfida, però se in questo la federazione li appoggia e li aiuta, come ha fatto giustamente come il Comune di Bologna, questo potrebbe essere di grande aiuto per portare a casa anche quel risultato che, credetemi, non è del tutto nemmeno quello scontato, ma sarebbe molto importante per il nostro partito. Interviene Mignani, si prepara Cavalieri. Buonasera a tutti. Brevemente, perché sia Gianluca che De Maria le condivido tutte e due, pertanto avrei già finito qua. Ma mi interessa intervenire soltanto per puntualizzare alcuni aspetti. Intanto voglio ringraziare anch'io questa segreteria, perché in questo momento sta tenendo il timone dritto. Io ho fatto il marinaio, pertanto chi naviga sa che il timone è quello che guida. Grazie a Critelli e alla sua segreteria. Perché il nostro sindaco metropolitano sta facendo quello che può, non di certo membri della sua giunta. Io sono sempre molto chiaro. E in questo momento, in una sfida così importante, dove il sindaco di Bologna sarà il sindaco metropolitano, bisogna che il partito lo copra, dandogli spunti. Lui è già in mare, quindi la nave deve andare dritta. Non condivido nulla di quello che fa il segretario regionale Calvano, che ho votato col mal di pancia. Così ho chiarito. Veniamo adesso un attimino soltanto al discorso della città metropolitana. La relazione fatta da Tosiani è una relazione fine,
molto delicata, però ha dei punti fermi. Parla di sfide, parla di legalità e solidarietà legate insieme, che è un verbo abbastanza particolare, nel nostro mondo variegato. E io, quando parlo di sfide, l'ultimo incontro che ho partecipato sulla città metropolitana, roba di una ventina, 30 giorni fa, nella mia zona Casale Chiese, col Val Samoggia, mi è stato detto che, credo fosse Rusigno che parlava, 40 milioni di deficit lasciati lì dalla provincia, 22 milioni abbiamo bisogno per il territorio dei servizi che non abbiamo, probabilmente quando arriviamo a quel freddo non avremo i denari per pagare il riscaldamento nelle scuole. È un sindaco serio, probabilmente aveva delle preoccupazioni. Se penso a un problema di una città metropolitana che nasce con dei dubbi, fra virgolette, legittimi, e legittimo è anche il percorso sulle elezioni, perché io che sono a Casalecchio, il sindaco metropolitano, non lo voto. Poi, vabbè, il mio consenso lo do lo stesso, perché lavoro per fare eleggere Merola, però onestamente è un problema. Non abbiamo posto, secondo me, da Roma fino a Bologna, forse molto spinte in questa direzione, che ci avrebbe, a mio modesto parere, avvantaggiati in un dibattito estremamente difficile come quello che c'è adesso. Non a caso si apre al centro, io condivido con le persone che ci stanno, perché abbiamo bisogno di supporto, siamo in difficoltà anche. Però tutte queste cosine fanno capire che probabilmente i servizi sanitari costano sempre di più, non probabilmente, certo, i servizi sono sempre meno, i giovani hanno difficoltà per il loro futuro e sono cosine che abbiamo nel nostro territorio nel momento in cui andiamo a votare. Allora cosa dico io a quelle persone che io voto questa sera, perché mi vanno bene tutte, sono persone che meritano il mio voto. Non so se io merito la loro stima, ma siccome voto, io le voto. Sono persone che hanno capacità, probabilmente bisogna farlo prima, siamo in ritardo, quindi dovranno lavorare più in fretta. Imola non ho timori, perché Imola è sempre stata una repubblica, quindi continua ad essere repubblica. Speriamo che sia un inizio, come diceva Andrea, affinché facciamo una fusione metropolitana come si deve. L'ultima risorsa non è difficile da trovare, è facilissima. Noi amministratori di questo territorio abbiamo una fortuna che molte volte ci scordiamo, che è quella che abbiamo amministrato questo territorio da tanti anni. I sindaci di Casalecchio, di Bologna, di Savigno, sono sindaci che hanno una radice molto profonda, non è una radice nuova. E allora se hanno questa radice vuol dire che avranno anche la capacità di trasmettere nei momenti di difficoltà una gestione corretta del proprio territorio nella città metropolitana. Quindi non bisogna disperare se non ci sono i denari. Bisogna che si metta in campo quel DNA che è nostro patrimonio comune e non di parte, della grande capacità che nel tempo ci è stata trasmessa da chi ha amministrato questi territori, nel bene e nel male. Ne avremo quel difetto. Perché l'abbiamo questo, noi abbiamo saputo fondere dei grandi valori, la fusione tra il sociale e l'amministrare per raggiungere il bene comune. Sono solo parole, ma sono fatti, perché la gente sta meglio, perché la gente ha bisogno di trovare la sicurezza. E la sicurezza non è solo quella delle sbarre che mettiamo alle finestre, è anche quella di un domani migliore. E secondo me non si fa fatica andare a pescare lì per convincere le persone che siamo ancora degni di vincere in questa città e nella provincia. Grazie. Interviene Cavalieri, si prepara Zacchiroli. Sono le 10,
al termine dell'intervento dei Cavalieri chiuderò le iscrizioni al dibattito perché ho già altri 6 interventi segnati, per cui chi volesse intervenire è pregato di farlo entro i prossimi 6 minuti, cioè è pregato di iscriversi entro i prossimi 6 minuti, non... vai. Andiamo sperando, insomma. Ecco, buonasera, cercherò di essere breve come al solito. Allora, visto che questa riunione di questa sera è concentrata sulla città metropolitana, vorrei stare su questo argomento. Allora, ho apprezzato la relazione di Luigi e devo dire che anche sui nomi che ha proposto nulla da dire. Però credo che in questo momento ci voglia anche una forte azione del partito, visto che gli amministratori che amministrano i comuni sono appartenenti nella maggior parte al nostro partito. Credo che in questa fase l'azione del partito verso i nostri amministratori deve essere incisiva ed efficace. Io faccio 2 proposte brevemente. Uno, io credo che la città metropolitana dovrà servire da qui a quando proprio entrerà nella piena funzione dei suoi poteri, nella semplificazione amministrativa. E credo che questo sia un cavallo di battaglia che dovremmo veramente cavalcare anche durante la campagna elettorale, perché se questo argomento lo riusciamo a far capire ai cittadini, penso che sarà anche un veicolo per far un'altra volta riappacificare i cittadini con la politica. Perché questo è un punto molto importante. Oggi i cittadini sentono parlare della burocrazia, la burocrazia li opprime. Io credo che se riusciremo veramente a far capire che la città metropolitana può servire a semplificare la vita di tutti i cittadini, questo è un argomento che credo che dovremmo spendere molto importante a fare. Dico questo anche partendo dall'azione amministrativa che il Comune di Bologna ha fatto in questi anni. Parlo di Bologna perché essendo cittadino di questa città conosco l'operato di questa amministrazione. Io credo che il sindaco Merlo, che sarà sindaco della città metropolitana, in questi anni si è molto impegnato, e credo che su questo argomento dovremmo continuarci a impegnare. Altro punto, sempre che riguarda la città metropolitana, io credo che dovremo batterci perché i dati, le informazioni tra vari comuni siano messe in rete. Guardate che è molto importante, soprattutto per combattere la criminalità economica. Oggi quello che succede nei vari comuni, un altro comune non lo sa, molto probabilmente quando ci sono sanzioni, vi dicendo. Parlo della piccola e della grande criminalità. Perciò su questo punto, visto che abbiamo fatto pochi giorni fa un'importante riunione col magistrato, col procuratore Gratteri sulla mafia e vi dicendo, credo che su questi argomenti noi dovremo impegnarci perché sarà un cavallo di battaglia e anche di svolta per poter migliorare la vita dei cittadini lavorando nella sicurezza e nella legalità. Grazie. Bene. Interviene Zacchiroli, si prepara lo giudice. A questo punto io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interventi, per cui dichiaro chiuse le iscrizioni al dibattito. Andiamo dritti fino a conclusione. Prego, Zac. Grazie. Sarò breve. No, sono molto felice del documento proposto dal coordinatore della segreteria, soprattutto perché la giudico quasi una mia vittoria, uno perché da anni chiedevo almeno un primo passo con Imola. In più il mio primo intervento in segreteria in qualità di delegato per gli affari esteri, io puntai proprio ai rapporti con Imola e a dire che secondo me bisognava andare in quella direzione. Giudico questo, quando Critelli passerà al Sillaro e dirà Ale a Iacta, allora la direzione sarà quella giusta. No, va bene, provo anche a fare in serio. Sono contento, parlo anche in qualità di consigliere metropolitano, va bene come primo passo, ma fare presto, passare dalla fase IKEA in cui si costruiscono tavoli alla fase limone in cui si stringe, perché era seria questa, era comprensibile, la serietà c'è quando si è comprensibili, però vi ricorderete quello che ho detto, no, però ci si ricorda quello che uno dice, non ho capito Andrea, siamo in stream, salutiamo tutti quelli che ci vedono in stream, nel senso che
se veramente crediamo alla città metropolitana, visto che ci siamo arrivati con una legge che parte anche dal nostro partito, è bene che diamo la testimonianza che anche a livello di partito ci crediamo in quel territorio lì, se no non serve a niente. In più sappiamo benissimo, a partire dai consiglieri metropolitani, figurarsi il sindaco metropolitano e i consiglieri delegati, che c'è bisogno di un partito unito che abbia quel respiro lì. Perché tantissimi temi ormai si possono solo ed esclusivamente giocare lì. Penso al tema della casa, penso anche, questa volta seriamente, al tema delle relazioni internazionali, poterci giocare portando in giro, anche quando andiamo a chiedere dei soldi all'Unione Europea, una città di 1 milione di abitanti, invece che di 387.000, ha tutto un altro sapore. Sicuramente però dobbiamo dare la prova che ci crediamo davvero e che è possibile, se no sicuramente i cittadini diranno ma non ci credono pure loro, continuano ad avere il Sillaro come divisione e poi ci propongono la città metropolitana. Quindi davvero il primo passo è buono, ma che non sia eterno. E passo poi alle amministrative, benissimo gli open day, però c'è il bisogno netto di passare da quello che è uscito dalla conferenza programmatica a disegnare e proporre sul serio l'idea che noi abbiamo per la Bologna futura, perché se no ci apriamo e non sappiamo cosa dire. Qui invece mi riferisco anche al gruppo del Consiglio Comunale. Noi abbiamo ancora circa, considerando i 45 giorni che ci sono prima di ordinare amministrazione, prima delle elezioni, il 10% del mandato c'è ancora. Non è che non possiamo più fare niente. Fare qualcosa in questi mesi, comunicarla, dirla, qui parlo anche come delegato per la comunicazione, dirla ci aiuta, se no sprechiamo il tempo. Cioè non si può pensare che anche i consiglieri comunali gli ultimi 5 mesi di mandato insieme alla Giunta, insieme al Sindaco e al Partito li passano a fare solo campagna elettorale parlando al futuro. Si usi il participio passato, abbiamo fatto, si usi il vorremmo fare col futuro, ma si usi in questi 5 mesi anche il presente, lo stiamo facendo, e si possano portare a casa cose concrete anche in questi mesi qui. Per questo un accordo di concordia tra gruppo e giunta deve esserci ed è essenziale, col partito che deve fare da cassa di risonanza, se no sprechiamo questo tempo, mentre invece questo tempo è quello più prezioso. Io altre cose non avrei da dirle, però poi in bocca al lupo ai 13 del coordinamento, insomma, e quant'altro. Interviene lo giudice, si prepara Ferrari. Io sarò molto breve, anche se molto, molto meno scintillante di Benedetto. Solamente un paio di osservazioni. La prima è che condivido non solo l'operazione che si sta facendo di relazione fra la Federazione di Bologna, l'Unione di Bologna e quella di Imola, ma condivido anche le sottolineature che sono state fatte, le faceva Andrea all'inizio della nostra discussione, sull'importanza di questo passaggio, su un atto che in qualche modo dà un'inversione di tendenza rispetto a una storia tradizionale di una separatezza che ha sicuramente avuto le sue motivazioni profonde, ma che ha sempre avuto anche un elemento come di artificiosità, no? la separatezza della provincia di Bologna in due federazioni diverse. Anch'io mi auguro che questo possa essere un primo passaggio verso, come dire, una relazione più forte, sia in vista di un rafforzamento delle funzioni della città metropolitana, sia in vista anche di una unificazione delle nostre strutture di partito. Questo passaggio, che per appunto non è un passaggio solo tecnico, ma è un passaggio anche molto, molto politico, ci dice intanto una cosa, che le prossime elezioni amministrative, che per appunto non saranno solo di Bologna, ma al di là del fatto che appunto, come ci ricordava Benamali, saranno anche
nella nostra provincia, ma al di là di questo dato probabilmente geografico, le prossime elezioni amministrative saranno le elezioni di cui dovremo guardare su scala un po' più ampia. Dovremo guardare su scala un po' più ampia dal punto di vista del territorio, delle prospettive, delle nostre politiche dal punto di vista territoriale. E dovranno essere anche elezioni amministrative in cui guardiamo un po' più avanti anche dal punto di vista delle politiche amministrative, di quello che noi vorremmo proporre alla città di Bologna. Io sono molto convinto che sia cosa buona, e su questo credo che Francesco Gritelli stia tenendo il punto, compiere l'azione e relazioni più ampia possibile verso sinistra e anche verso il centro. Non è la prima volta che il Partito Democratico, ponendosi come il perno di uno schieramento, di una coalizione ben piantata nel centro-sinistra, poi guardi anche al centro per vedere cosa si muove e vedere cos'è quello che si muove, che può essere compatibile con il campo di valori che noi vogliamo portare avanti, con cui poter costruire un'alleanza. Quindi questa è una cosa buona e giusta. E contemporaneamente, appunto, questo lo si faccia avendo in mente un campo di valori, un campo politico su cui giocare. E non è evidentemente in questa fase della storia politica del nostro partito, del nostro paese, un'affermazione di circostanza. Nel senso che noi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo di fronte a noi uno scenario politico in cui il radicamento del Partito Democratico nel campo del centrosinistra non è da tutti considerato una cosa scontata, nel senso che le suggestioni di un partito della nazione che riposizionino la nostra forza in un luogo che non era quella in cui è nata, ma un luogo in cui, come dire, qualcuno possa considerare più produttivo, più efficace, insomma, giocare il nostro ruolo, è che questa differenza, appunto, di posizioni politiche è uno dei tratti fondamentali, a mio giudizio, uno delle linee guida, dei criteri che deve guidare la nostra azione politica. Dico questo perché, a mio giudizio, poi ognuno avrà il suo, ma a mio giudizio la costruzione di un'alleanza di centrosinistra a Bologna che cerchi di recuperare il rapporto con SEL e comunque con un'area che si muove alla nostra sinistra e che nella nostra città peraltro esiste, è molto frammentata come sempre accade a sinistra, ma esiste e ha una sua consistenza e ha un suo ruolo politico e ha una sua attrattività anche in termini di consenso elettorale, laddove riuscisse per appunto a trovare una forma organizzativa, a trovare una proposta politica efficace, e che questo appunto, questa relazione privilegiata non con altri, non con SEL, non con altre forze della sinistra, ma con una nostra identità di partito del centro-sinistra, che sta dentro un partito del centro-sinistra europeo, un partito di sinistra europeo che è il Partito Socialista Europeo, insomma, che questa nostra azione è un'azione che, come dire, parla anche alla politica di questo Paese. Quindi a me fa piacere che ancora una volta Bologna su questo marchi una posizione che possa essere di guida, di chi non rinuncia sulla base di una tradizione gloriosa, ma anche di una sua capacità ancora attuale di riuscire a fare buona politica, non rinuncia a cercare di tracciare una strada. E mi ha fatto molto piacere sentire nella relazione di Luigi Tosiani prima una richiesta che lui ha fatto ai parlamentari. Luigi diceva, chiediamo ai parlamentari, come Bologna chiede ai suoi parlamentari, di trovare il modo per uscire da questo gap in cui ci siamo andati a trovare, di questa cosa che io appunto defino un po' stucchevole, del rapporto fra solidarietà e legalità rispetto alla questione delle occupazioni. Cerchiamo di trovare il modo perché i comuni abbiano una maggiore autonomia nella gestione degli immobili sfitti. Mi fa piacere che ci sia questo mandato, perché rafforza un'azione che qualcuno di noi sta cercando di portare avanti da tempo, e la giudico anche qui non solo nella tecnicalità, diciamo, della proposta, ma la giudico anche qui un'indicazione politica su un punto,
che secondo me dovrà e potrà essere un tratto importante della prossima campagna per le amministrative. Noi abbiamo abbassato la testa su un fatto importante che ha coinvolto la nostra città e che ha visto per l'appunto quell'intreccio fra legalità e solidarietà in delle cadere, concretizzarsi in alcune specifiche situazioni e portando il nostro dibattito, a mio giudizio, a un livello più basso di quello che avrebbe potuto essere. Io spero e credo che sia giusto che a partire da questo dibattito che c'è stato nella nostra città, noi vogliamo rilanciare queste due parole d'ordine, quello della legalità e della solidarietà, a un livello più elevato, ricordandoci che legalità a Bologna significa soprattutto che fra un paio di poche ore inizierà il processo Emilia e che solidarietà a Bologna significa che, così come avviene nel resto del paese, anche nella nostra città c'è un livello di nuove povertà che si allarga e che l'obiettivo di un partito della sinistra, del centrosinistra, in Italia come in Europa e così a Bologna, non potrà, un obiettivo prioritario non potrà che essere fare in modo di mettere in campo le soluzioni giuste perché noi a queste persone si parli la lingua appunto di chi vuole trovare le soluzioni nuove. Da questo punto di vista appunto l'idea di rendere le amministrazioni locali attraverso una normativa più flessibile, più capaci di essere artefici dei destini della propria popolazione e di essere capaci di mettere in campo delle soluzioni concrete per risolvere i loro problemi quotidiani, bene, io credo che anche questo sia come dire, un viatico, perché le prossime elezioni amministrative possono essere per noi anche come dire, un rilancio, una prosecuzione in un'azione di buona politica di cui il partito di Bologna ha saputo dare nel corso del tempo buone prove di sé, io credo che non mancherà di darla anche in questa occasione. Interviene Ferrari, si prepara Puglisi. Qualche giorno fa, il 13 ottobre, la Camera ha votato una variazione di una legge, quindi ha votato una nuova legge, sulla cittadinanza, che prevede due principi, lo ius soli temperato e lo ius culture, cioè in sostanza non chiunque, ma chi ha tutti i titoli di integrazione per essere nostro cittadino viene riconosciuto come tale, ha una strada più semplice quantomeno per essere riconosciuto come tale. È una legge di estrema importanza che potrebbe essere, io auspico come cittadino, approvata fra breve anche al Senato. È una legge storica e tra l'altro viene approvata in un frangente che non è facile. È vero. I sondaggi sulla Lega la danno in leggera stasi, no? La cavalcata trionfale di Salvini sembra essersi lievemente arrestata. E io credo, ci sono varie interpretazioni, però in generale non mi sembrano profondissime. Quella che do io è che tutto ciò che è successo con l'ondata dei profughi è stato talmente grande e così evidentemente sovranazionale che ha scioccato l'opinione pubblica, ha scioccato noi, ma anche un'opinione pubblica a noi totalmente opposta, la quale ha visto che non è un problema della sinistra che vuole avere gli stranieri in Italia, perché ne sono veramente convinti. Ci sono milioni di persone uguali a noi, che vivono, lavorano, prendono il tè il pomeriggio, che sono convinti che gli stranieri li chiamiamo noi, ecco. Allora, vedere che tutta l'Europa è stata sconvolta da questo avvenimento ha fatto aprire anche gli occhi, fa ragionare o perlomeno crea un disorientamento che in questo caso è positivo, visto l'orientamento precedente. La digressione però l'ho fatta per ricordarci che il frangente in cui avviene questo voto storico è molto difficile e io credo che la questione dell'immigrazione, del cambiamento così rapido che sotto i nostri occhi, e non da oggi, ma insomma che è sempre più accelerato, no? Delle persone che vivono attorno a noi, sarà
lo dico al segretario con molta convinzione, la questione più importante, sia che venga detta sia che non venga detta, con cui dovremmo fare i conti fino al voto. Io parlo con molta gente, è una mia abitudine, svolgo anche varie attività, qualcuna sociale, e insomma, gratta, si può parlare di tutto, dalle biciclette a tante cose, ma la cosa unica su cui c'è una grande incertezza e quindi dobbiamo avere una proposta forte, inequivoca, è questa. Non è solo paura, è il senso di non essere più, come dire, sicuri del luogo in cui si deve vivere. E non è una piccola cosa, insomma, è una cosa essenziale. Allora io credo che noi dobbiamo, con grande forza, non mettendola un po' sotto, no, ma fare una campagna attorno a questo voto, spiegando che sono gli integrati che noi portiamo alla cittadinanza, non gli altri. Contemporaneamente, so che ci sono tante attività, per fortuna, insomma, ho visto da Naville, altri quartieri, insomma, tante attività. Bisogna che sia del tutto evidente che noi siamo dalla parte di coloro che vogliono dei quartieri più tranquilli e vivibili possibile. E che non ha niente a che vedere, tanto è vero che questa volontà è anche di tanti commercianti e persone straniere che sono in Italia da tempo e che fanno la stessa attività e che hanno le stesse volontà di tutti gli altri, no? Tanto è vero che noi promuoviamo l'integrazione e la portiamo a cittadinanza proprio perché non vogliamo convivere assenti, con il problema invece della non integrazione, e cioè della difficilissima sopportazione di condizioni di degrado che sono reali. Guardate, io vivo a Ferrara, ecco, io vivo in una zona molto difficile. Ci metto proprio un secondo, ecco. Non posso dire una parola, e sarebbe una mia seconda attività, a favore delle famiglie. Io nel mio caseggiato ci sono 47 etnie, se contemporaneamente non sono, ci sono andata apposta, se non sono al fianco di quei cittadini che sono tutti i giorni l'impossibilità di uscire di casa, perché la zona della stazione di Ferrara è ammorbata da un gigantesco fenomeno di spaccio e di prostituzione, gigantesco per una città così piccola. Ecco, io lì vedo un'assenza. Ho l'impressione che a Bologna siamo messi meglio, ma il degrado esiste e bisogna essere lì con tutta evidenza. Con tutta evidenza. Allora, per venire alla politica, io sono stato orientato dalla relazione, anche dall'intervento dell'altro giorno di Critelli, poi De Maria, Benamati. Devo dire che avevo fatto una riflessione su sinistra e destra rispetto ai luoghi da coprire maggiormente difficili da qui al voto, un po' diversa, ma sono stato orientato. E quindi l'accetto. Attenzione a un punto. Purché noi non scambiamo la sinistra per i cicisbei che ci ricordano quanto è bello, no? Non stare tranquilli e quanto è bello, come dire, essere lontani dai problemi, che sono un pericolo, una peste, anche sul tema delle occupazioni, sono una vera peste, purché non scambiamo questo con sinistra, ma prendiamo la sinistra invece da un altro punto di vista, per esempio la drammatica astensione che ha colpito il nostro partito, io penso che, come in lontanissime epoche, il problema non sia tanto destra, sinistra, centro, perché ormai sono parole un po' difficili nell'autoidentificazione dell'elettore, ma sia quello come si fece tanti e tanti anni fa, ricordo ad esempio la lista del gigante, per esempio, forse molti di voi non la possono neanche conoscere, ma insomma fare in modo che questa battaglia elettorale, Virginio, non sia la tua, non sia solo la nostra, ma sia di tante persone che a Bologna hanno un ruolo. E che possono venire anche da culture del centro, per carità, se vogliono organizzarsi benissimo, diamo una mano, vengono dalla storia, per esempio, del movimento sindacale a Bologna, che è così ricca e forte, magari non la frequentano più, no? Vengono dalla nostra storia di militanza, che è cambiata e si è ridotta, e sono migliaia di persone, protagonisti nelle associazioni, nei quartieri, bisogna trovare il modo
che sia questa. Quando io dico guardiamo a sinistra, guardiamo a questa. Non credo che ci porranno il tema, pur drammatico per carità, non vorrei essere frainteso, di difendere le occupazioni. Non ci porranno questo tema queste persone, ce ne porranno altri. Ecco, questi altri sono già i nostri e quindi possiamo, io penso, dialogare e dare fiducia con piena attività. Interviene Puglisi, si prepara Maccagnani. Bene, buonasera a tutti, ringrazio Davide per aver ricordato l'importanza di questa legge sullo Ius Soli già approvata e lo Ius Culture già approvata alla Camera e che a questo punto accelereremo, come ha già detto il nostro capogruppo al Senato, visto i vergognosi attacchi che il nostro partito ha subito da parte di Forza Nuova contro una legge che è una legge di civiltà e peraltro voglio anche che da questa federazione arrivi a Khalid Chaouki la nostra solidarietà per appunto le ingiurie e le minacce che ha ricevuto. Il riformismo è spesso fatto da atti di disobbedienza e Zac prima raccontava come quando per primi alcuni di noi, lui per primo, abbiamo provato ad evocare questo fatto che se parliamo di città metropolitane innanzitutto debbono imparare a lavorare assieme le federazioni di Imola e Bologna. Mi ricordo ancora in una calda estate la reazione nervosa soprattutto della federazione di Imola, che aveva paura ovviamente della federazione più grossa. Quindi io voglio ringraziare il segretario e la segreteria invece per aver messo la prima pietra in questo importante lavoro, quindi mantenendo fede ad un impegno preso all'Assemblea, quello appunto di voler costruire un partito davvero unito e unitario, perché la distinzione fra atti amministrativi e partito io credo sia importante anche in questa capacità innanzitutto di elaborazione politica e culturale che noi come federazione, quindi in vista di una città metropolitana, anche una federazione metropolitana, dobbiamo essere capaci di fare. Quindi bene, benissimo, bravi, bravi veramente. L'altro atto di disobbedienza l'ha dimostrato il buon padre di famiglia, che ha dimostrato con grande equilibrio che cosa fa una sinistra di governo, ovvero sa fare rispettare le regole, ma come il buon padre di famiglia sa pensare ai propri figli più deboli e ai minori quando occorre fare un atto di disobbedienza anche a confronto appunto delle regole. E su questo io voglio chiudere con un appello a tutti noi, cioè prima ancora di giustamente costruire alleanze, perché per i comuni abbiamo una legge a doppio turno, quindi è importante costruire una coalizione, però io inviterei davvero tutti noi innanzitutto ad essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, perché ciò che questa amministrazione ha fatto parla tanto alla sinistra, appunto il buon padre di famiglia che sa proteggere innanzitutto i più deboli, ma anche ai ceti imprenditoriali con cui questa città ha saputo in una grande, rispettando un grande principio di che abbiamo inventato noi, la sinistra di governo, ovvero la sussidiarietà, partendo dalle periferie, appunto, luoghi dove è bene accendere le luci della cultura, riuscire a edificare magnificenze come la Fondazione Golinelli e come ciò che con Isabella Seragnoli abbiamo saputo fare. Allora, se queste cose oggi portano nuovamente Bologna alla ribalta nazionale, noi dobbiamo essere, perché siamo un partito a vocazione maggioritaria, voglio ricordarlo,
il Partito Democratico è nato per questo, dobbiamo riuscire veramente innanzitutto noi a parlare con tutti, allora non avremo paura di nessuno. Dopodiché sono convinta che insieme a noi dobbiamo portare anche la sinistra dei sì, cioè quelli che insieme a noi, quegli esponenti, e ce ne sono in città insieme ovviamente a chi ha vissuto questa esperienza di governo, dunque Amelia Frascaroli e tutti coloro che si sono impegnati con questa amministrazione, a portare insieme a noi quella sinistra di governo che innanzitutto ha voglia non di barricarsi dietro un nostalgico passato, ma che insieme a noi vuole costruire la Bologna del futuro. Interviene Maccagnani, poi interverrò io. Ma io penso che dopo la conferenza programmatica di luglio, il passaggio di stasera sul coordinamento con Imola sia un passaggio molto utile per il futuro del nostro territorio, ma anche in vista dell'appuntamento elettorale del 2016. Quello che abbiamo attraversato in questi anni è stato un contesto assolutamente difficile. C'è stata una grande crisi economica che ha comportato una grande riduzione della capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, soprattutto sul versante investimenti. Abbiamo dovuto e stiamo gestendo un'ondata migratoria assolutamente eccezionale nel corso degli ultimi decenni e quindi viviamo in un contesto oggettivamente di grande difficoltà ma anche di grandi trasformazioni, in un contesto dove anche la comunicazione è molto difficile perché spesso si tende a dipingere fenomeni come bianchi o neri, chi è pro qualcuno, chi è contro all'altro, ma in realtà noi sappiamo che i problemi non sono sempre, come dire, bianchi e neri. Allora, dicevo, abbiamo delle grandi sfide da qui in avanti. Io penso che la prima e la più importante sia quella di andare a raccontare bene al nostro territorio quello che di buono è stato fatto in questi anni di grandi difficoltà. Bologna e il suo territorio è una città ed un territorio in movimento. Non possiamo dire che non ci siano stati dei progetti assolutamente significativi da parte di questa amministrazione, non si può dire che il territorio è stato fermo, penso all'attrattività produttiva, penso al tema della qualità urbana, penso al tema di quello che è stato fatto sul tema anche della mobilità, penso ai grandi progetti che sono in corso e che verranno completati nel corso dei prossimi anni, penso al regolamento sui beni comuni, oggi punto di riferimento nazionale. Penso che dobbiamo rimarcare che abbiamo avuto un'amministrazione, un sindaco che ha sostenuto delle battaglie di sinistra come pochi altri sindaci del PD a livello nazionale sono riusciti a sostenere nel corso di questi anni, dando anche dei messaggi a livello nazionale, pensiamo alla battaglia fatta sui diritti, sul riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, che anche questa città ha fatto e sta facendo come messaggio nei confronti del nazionale. Allora, prima questione, la capacità di raccontare bene quello che è stato fatto, la seconda, la capacità di arrivare da qui alla campagna elettorale vera e propria, e abbiamo un po' di mesi, per raccontare altrettanto bene la visione del territorio che abbiamo. Il sindaco con l'amministrazione sono partiti con un giro nei quartieri e faranno un giro anche sul territorio metropolitano, distretto per distretto, unione per unione, dove arriveremo a livello istituzionale a creare questa agenda politica che verrà poi approvata in sede di città metropolitane e che delineerà le priorità di intervento del territorio metropolitano da qui ai prossimi 10-15 anni. Un appuntamento importante perché, attenzione, la sfida del 2016, l'avete detto, riguarda il Comune di Bologna ma riguarda tutto il territorio metropolitano. Merola è candidato per Bologna ma governerà anche tutto il territorio metropolitano. E allora noi dobbiamo essere in grado di andare ad elaborare un programma che parli sia alla città ma che parli all'intero territorio metropolitano, aggiungo io, all'intera regione, visto che oggi siamo città metropolitana e dobbiamo essere un punto di riferimento per l'intera regione.
Io penso che abbiamo un contesto favorevole per lavorare bene, abbiamo un territorio che sta innovando profondamente da un punto di vista amministrativo, abbiamo fatto le unioni, stiamo facendo le fusioni, sulle fusioni molti territori stanno iniziando una riflessione molto seria che li porterà nel 2016 a chiedere gli studi di fattibilità in regione e quindi a darsi l'obiettivo del 2019 come un obiettivo importante su cui andare a ridurre il numero dei comuni, sul quale andare ad omogeneizzare le procedure e i regolamenti, un obiettivo che riguarda anche la città metropolitana stessa. Oggi io penso che uno dei grandi lavori che stanno facendo tutti gli amministratori della città metropolitana è quello di interrogarsi in un quadro di grandi difficoltà economiche e in un quadro di grande trasformazione. Ricordiamoci che la città metropolitana è nata il 1 gennaio 2015 e quindi in 6 mesi è difficile trasformare le istituzioni e farle andare perfettamente, abbiamo bisogno di tempo e anche di questo dobbiamo avere consapevolezza, anche del fatto che siamo una delle città che più di ogni altra sta andando avanti da questo punto di vista. E quindi dicevo, dobbiamo cercare di arrivare all'obiettivo di omogeneizzare le procedure e i regolamenti, di farci percepire come un territorio unico, attrattivo a livello regionale, a livello nazionale e a livello europeo. Io spesso mi sono fatto una domanda in questi mesi, ma ha ancora senso, per esempio, che noi vediamo grandi investimenti produttivi arrivare in questo territorio e ancora abbiamo, per esempio, oneri di urbanizzazione che vanno tutti in quel comune dove questi grandi investimenti vengono fatti, quando abbiamo imprese che andranno a coinvolgere più di 500-1000 lavoratori nuovi. Quindi, come dire, un giro anche di mobilità e di persone che non riguarda solo ovviamente quel comune. Quindi abbiamo bisogno davvero di superare le logiche dei singoli confini comunali. Quindi io concludo dicendo che c'è un territorio che oggi è a sostegno della città di Bologna da qui al 2016, è a sostegno nell'andare a definire le progettualità, nell'andare a riformare se stessi. C'è un partito che sta sostenendo e che sosterrà nei prossimi mesi il lavoro dell'amministrazione, cercando di promuovere, di aiutare, ma anche di favorire l'unitarietà di questo partito in città e sul territorio. Quindi io penso che abbiamo tutte le caratteristiche per poter far bene nel 2016. Penso che dovremmo darci un grande obiettivo, e chiudo, che è quello davvero di andare a parlare con la gente dei contenuti, dei progetti, delle visioni, tenendo un profilo il più alto possibile. Di fronte ai 5 Stelle, di fronte ad una destra che cerca la polemica e lo scontro su un livello molto basso, lo citava poco fa la Puglisi, il nostro compito, il compito di questo Partito Democratico di Bologna è quello di tenere un livello anche alto per fare onore a questa città, alla storia di questa città e di questo territorio. Penso che insieme a tutti voi, a tutti noi, riusciremo sicuramente a raggiungere questo traguardo. Adesso intervengo io, si prepara Lombardo. Questo è per darsi fuoco durante la... Allora, giusto per saperlo, allora, mi imposto il tempo così. Allora, no, dico due parole anch'io. Allora, sicuramente un cenno veloce, una battuta sul discorso di Imola. Io avevo iniziato la mia militanza politica nel PD aspettando il giorno in cui avremmo schierato i carri armati sul confine di Castel San Pietro. Oggi ci arriviamo con la diplomazia e non con le armi, voglio dire, a cominciare quest'opera di fusione o comunque di avvicinamento delle due federazioni, quindi sicuramente un passo avanti positivo, e spero anch'io che sia, diciamo, un primo passo verso un'integrazione più spinta. Sono più romagnoli che emiliani, per cui la vedo dura, però voglio dire, ci possiamo provare, se no il carro armato c'è sempre. Ciò detto, sul discorso invece Bologna amministrazione, io devo dire una cosa. Ho visto un po' nel dibattito che c'è anche all'esterno un po' troppa dialettica su quello che è il posizionamento che dovremmo avere: siamo a sinistra, non siamo a sinistra, siamo a destra, sopra, sotto o nel retro.
non vorrei essere moscoviano, ma vorrei dire che insomma, alla fine il posizionamento che conta è quello che fa sì che noi alla fine usciamo dalle urne col 50% più uno dei voti. Ogni altro ragionamento, senza vero il fatto che non ci si deve snaturare, ogni altro ragionamento secondo me è secondario, per cui io cercherei di evitare di ragionare insistentemente su questo tema, anche perché mutuo uno slogan che fu di Merola nel 2011, cioè quando si parlava di andiamo al centro, parliamo col centro, a sinistra, eccetera, Virginio disse io voglio parlare agli elettori del centro, non al centro come organizzazioni, no? Ed è quello che dovremmo fare anche adesso e vale sia a sinistra che al centro, nel senso che è inutile che ce lo nascondiamo, questo è un fatto. Le formazioni che si stanno coalizzando a sinistra in questo momento manifestano una chiara intenzione di volersi venire a contare e misurare su questo territorio bolognese per usarlo come laboratorio, per vedere qual è il loro livello di consenso. Per cui è chiaro che una corsa di inseguimento nei loro confronti è abbastanza difficoltosa. Noi dobbiamo, è stato detto prima, cercare di tenere la barra su quelli che sono le nostre idee, i nostri temi. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza grosso e lungo, che è stato quello della conferenza programmatica, nel quale ci siamo detti delle cose, ci siamo detti quello che era la nostra idea di città, su quella idea, su quel documento, su quelle posizioni, ci siamo detti che avremmo sposato un secondo mandato di Virginio Merola per andare a riconquistare la città. Ecco, io su quel tema lì tenderei a tenere il più possibile dritta la barra, sapendo che ci possono essere, siamo un grande partito, ci possono essere posizioni dialettiche diverse su specifici temi e quindi dobbiamo accettarlo e prendere atto del fatto che non sempre, non su tutto possiamo avere le stesse opinioni, quindi qualche volta succederà e ci confronteremo sul fatto che avremo delle idee diverse. È successo anche prima, io guardo Mignani, prima mi ha detto io non condivido nulla di quello che sta facendo Calvano, voglio dire, io accetto questa cosa qui. Da membro della segreteria regionale accetto questa cosa qui, mi piacerebbe andare un po' più nel merito e capire che cosa, oddio, cioè nulla va bene, però insomma lo accetto, lo prendo positivamente nel senso di dire va bene, c'è qualcosa che dovremmo fare meglio, prendo atto del fatto che non si può essere sempre allineati, quindi si accetta il fatto che in qualche posizione si possa essere diversi, ma tutti diciamo con un'idea ben precisa, che è quella che poi dopo dobbiamo uscire vincenti dal momento della verità. Il momento della verità sono le elezioni che faremo la prossima primavera e su questo credo che siamo, e sull'obiettivo penso che ci siamo tutti. Una battuta conclusiva per chiudere è quello, visto che è stato citato il tema della legalità, della solidarietà, delle occupazioni, ecco, io credo che è stato bene detto prima da Beneamati, noi siamo un partito che non può non coniugare il concetto di legalità e non può essere un partito che non ribadisce la necessità della legalità, anche perché, no, inutile che ci raccontiamo, cioè la politica fa politica, magistratura e forze dell'ordine fanno il loro dovere che è quello di applicare le leggi, quindi non possiamo chiedere a magistratura e forze dell'ordine di fare politica. Loro applicano ed eseguono le leggi che ci sono e non possono fare diversamente. Chi può fare diversamente, chi può creare le condizioni perché le cose siano diverse è la politica, non la magistratura e non le forze dell'ordine. Quindi c'è una responsabilità nostra, di chi fa politica, di fare in modo che le regole del gioco siano diverse. È stato detto prima e già ripetuto l'invito ai parlamentari a impegnarsi perché su certi ambiti ci possono essere delle regole più più facili o più semplici da applicare o con dei livelli di complessità minori, secondo me di spazi ce ne sono. Io aggiungerei una cosa che non vedo dire mai, e qui poi chiudo, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che non abbiamo solo dei parlamentari, noi abbiamo il Presidente del Consiglio, qui guardo il Sindaco, siamo al governo di questo Paese. Per cui se non ci sono oggi le condizioni per cercare come amministrazioni locali di stabilire un dialogo collaborativo col governo, contando il fatto che governiamo questo paese, condizioni migliori non le avremo mai. Quindi secondo me, da qui
al prossimo passaggio elettorale, quello che dovremmo fare da Bologna o da anche altre città, ma qui a Bologna dove abbiamo i nostri problemi da risolvere, è quello di cercare di avere un canale collaborativo il più possibile stretto, il più possibile efficace col governo nazionale. È un'occasione unica, io tenderei a evitare di perderla. Grazie. Allora, interviene Lombardo, si prepara Leppore. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io condivido molto della relazione che è stata fatta da Luigi Tosiani, quindi cerco di riprendere proprio i punti che tu hai toccato per sottolineare la condivisione e aggiungere quelle che sono le mie sfumature. Federazione metropolitana, l'hanno citato già Francesca, Zac, tanti altri, era una proposta che io stesso avevo avanzato insieme ad altri nell'idea che se andiamo verso una città metropolitana dobbiamo andare verso un partito metropolitano. Giusto che ci arriviamo in maniera graduale per rispettare la tradizione e l'autonomia delle federazioni, io penso che questo sia un passaggio storico, se vogliamo, importante, e che vada preso con consapevolezza. Cioè ci sono due elementi, oggi stiamo parlando del coordinamento, quello che in termini europei si chiamerebbe il comitato di conciliazione, no? Però c'è un altro elemento importante, che è la direzione congiunta, quella in cui le due direzioni, cioè in alcuni momenti, possono trovarsi, perché è così che si superano i veti dei localismi, quando si raggiunge una maggioranza che vuol dire anche avere più democraticità nelle decisioni che riguardano la rappresentanza del territorio. Quindi condivido la proposta e vado agli altri ordini del punto del giorno. Situazione politica. Io qui l'ho detto anche pubblicamente, lo ripeto, cioè mi ritrovo nell'espressione per cui questo non può esserci, non ci può essere un terreno di scontro tra il partito della legalità da una parte e il partito della solidarietà dall'altra. E il tema delle occupazioni non può diventare il terreno di scontro tra questi due principi. Il principio cardine è quello per cui fuori dalla via della legalità non devono esistere corsie preferenziali. E quando ci dicono che rispettare la legalità è una cosa di destra, noi dobbiamo dire no, no, no. Perché? Perché rispettare la legalità vuol dire rispettare tutti coloro che sono in queste situazioni, cioè anche coloro che si trovano nelle situazioni più deboli, anche quelli che non violano la legge e non per questo non si trovano in quelle condizioni svantaggiate. Le regole devono valere per tutti e se non funzionano non vanno infrante, vanno cambiate. Per questo la proposta che tu facevi, che è quella che stanno portando avanti in Parlamento, cioè quella di fare una modifica nella legge di stabilità per chiedere che alcuni immobili possano essere prioritariamente assegnati alle emergenze abitative, è una cosa da sostenere con forza. Sul tema delle alleanze PD-SEL, anche qui condivido, il nostro campo di riferimento è e deve rimanere il centrosinistra. Evitiamo di fare provocazioni nei confronti di SEL e di Amelia Frascaroli perché non fanno bene al PD e non fanno bene al sindaco. Evitiamo di alzare dei muri tra noi e loro. Prima tu citavi Ritorno al futuro, io faccio la citazione proprio così, un po' dal barone rampante, no? Se alzi un muro pensa a tutto quello che lasci fuori. Se alzi un muro prova a pensare, il muro pensa di difenderti ma in realtà ti isola. Perché? Perché ti lascia fuori un pezzo che è anche un pezzo della tua identità. Quindi non cediamo alla tentazione della fuga solitaria, perché siamo a Bologna, non altrove. E però dobbiamo anche dirci una cosa, secondo me, che l'alleanza PD-SEL non basta più. Oggi non siamo più nelle condizioni del 2011. Sono cambiate le realtà. Lì avevamo una situazione in cui SEL raggiungeva il 10%, il 9-10%, oggi abbiamo Vendola all'opposizione che dice di voler avviare i comitati per il no al referendum costituzionale e io penso che invece noi dovremmo avere l'orgoglio di avviare i comitati per il sì, andando a difendere il lavoro faticoso che i nostri parlamentari hanno fatto per portare a termine la riforma del titolo quinto della Costituzione. E il PD oggi a livello nazionale non è lo stesso del 2011. Questa volta abbiamo un partito al governo che corre, che fa le riforme e se in questi anni, come dire, dal punto di vista geografico abbiamo accorciato la distanza,
dalle 3 ore ci impieghiamo 2 ore con l'alta velocità. Forse è giusto che questa distanza cominciamo ad accorciarla anche dal punto di vista politico, non distinguendo qui tra renziani, cuperliani, eccetera, ma capendo che avvicinare e accorciare le distanze fa bene a tutti, fa bene innanzitutto a noi in vista delle elezioni amministrative. Prima è stato citato il tema della magistratura e anche qui il principio è quello, secondo me, della leale cooperazione tra le istituzioni. Evitiamo di prestare il fianco al teorema del complotto della magistratura. È un rischio che ogni tanto sento correre anche tra di noi. Certo, i tempi della politica sono diversi dai tempi dei processi e dobbiamo sempre augurarci che i secondi non influenzino i primi, però per formazione umana e anche culturale ho sempre piena fiducia nell'operato della magistratura e in particolare mi piacerebbe che la nostra solidarietà andasse anche ai magistrati bolognesi, e sono tanti, che lavorano ogni giorno in silenzio tra mille difficoltà senza inseguire i riflettori mediatici. È importante che teniamo bene la barra dritta su qual è il rapporto di leale cooperazione tra la politica e la magistratura, in autonomia e indipendenza da entrambe le parti. Mi avvio alla conclusione perché immagino che il tempo stia scorrendo. Accolgo favorevolmente la proposta di dire se non basta più l'alleanza PD-SEL, proviamo anche ad allargarci verso i moderati, che evidentemente non vuol dire verso l'UDC o verso... come le chiamate tu, Francesco, delle alleanze contro natura. Ecco, alleanze contro natura per me sarebbe anche con i professionisti dell'indignazione che stanno invece dall'altra parte, all'estrema sinistra, giusto per intenderci. Però se vogliamo affrontare questo tema, secondo me non possiamo eludere una domanda che ha posto Rita Ghedini, che in questo momento mi sembra inevasa, cioè quella di chiedersi qual è il rapporto corretto, la percezione non distorta, tra politica e rappresentanza di categoria. Ecco, su questo vorrei anche qui evitare che il tema dei poteri forti diventi un alibi per una politica dal pensiero debole. Ci vuole ascolto e ci vuole dialogo, ma io credo che noi non dobbiamo inseguire il modello della disintermediazione dei corpi sociali, siano esse associazioni di categoria, associazioni di lavoratori, siano essi sindacati, però dall'altro non dobbiamo avere nessuna nostalgia anche del rapporto organico tra i partiti ed alcuni mondi produttivi, perché questi mondi produttivi fanno parte di Bologna e ci hanno dato anche motivi di orgoglio. Con questo concludo con un pensiero, cioè, rivolto al sindaco, visto che Francesco, noi ci siamo presi un impegno insieme a tutti quanti, nella conferenza programmatica e poi durante la festa dell'unità, è quello di aiutare il sindaco Virginio Merola a vincere la sfida elettorale. Per farlo, secondo me, dovremmo essere bravi anche a tendergli la mano, ogni tanto dirgli di venire via con noi quando sembra che la discussione impazzisca all'interno di un'agenda dettata più dalla cronaca che non dalla politica. E dobbiamo dirgli di venire noi verso il futuro, verso la speranza, perché dobbiamo dare l'immagine della Bologna che funziona. Bologna è cambiata e c'è tanto da cambiare. Non guardiamo solo alle cose che non funzionano, non facciamoci costringere nell'angolo quando ci chiedono di parlare solo delle cose che non vanno. Concludo, Pier Giorgio. Pensiamo alla visita di Renzi al MAST all'opificio Golinelli, come giustamente ricordava anche Francesca. Pensiamo all'orgoglio che tutti noi quel giorno abbiamo provato nel vedere che Bologna può diventare un esempio per l'Italia di domani. Ecco, quella è la Bologna futura della quale dobbiamo parlare più spesso. Quella che ce la fa, quella che sa guardare alle prossime generazioni, quella che sa guardare avanti. Se questa sarà la nostra barra dritta, che non vuol dire dimenticarsi delle cose che non funzionano, ma spostare un po' più in là l'orizzonte, secondo me ce la faremo. Grazie. Interviene Lepore, si prepara Mazzanti. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto d'accordo con la chiusura che Marco ha fatto adesso del suo intervento e vorrei ripartire da qui, visto che siamo uno dietro l'altro. Soprattutto per un fatto, perché io credo che noi abbiamo un compito sia come amministratori che come partito, perché spesso parliamo della separazione, dei ruoli distinti che ovviamente la politica ha in questi due ambiti. Però è indubbio che chi di noi milita nel partito, chi di noi ha un ruolo di amministratore, ha un ruolo, essendo PD, Partito Democratico, univoco verso i territori dove governiamo. E credo che la distinzione fra noi e gli altri sia innanzitutto
chiaramente nel avere un'idea di politica democratica, ma anche di riuscire ad offrire delle soluzioni a dei problemi, soprattutto nella tradizione di governo del nostro territorio. E quindi credo che questo debba essere l'elemento distintivo anche nel dibattito politico, nel non avere posizioni meramente ideologiche, siano esse più spostate a destra o a sinistra a seconda delle convenienze o dei momenti. Cioè noi comunque dobbiamo avere l'agenda dei problemi in mano e essere quelli che costruiscono delle soluzioni. Questo secondo me è una bussola importante in come noi ci approcciamo e nel dettare l'agenda, spostarsi a lato rispetto a quello che è il dibattito che anche la cronaca di tutti i giorni ci vuole portare, secondo me questo è un punto distintivo di tutti noi. E devo dire che il lavoro che Francesco e gli altri stanno facendo come partito, anche nel non dover sempre rispondere a tutto e a tutti, credo sia molto importante anche da questo punto di vista, ed è un aiuto per chi amministra prezioso. Su in particolare tre temi mi volevo soffermare da questo punto di vista. Uno è quello delle occupazioni e della legalità, solidarietà che molti hanno oggi citato. Non per riprendere il mio approccio su legalità e solidarietà, ma per raccontare più che altro un aneddoto che è un'impressione che ho avuto l'altro giorno. Come sapete è stato organizzato un festival dedicato al cibo molto importante come partecipazione qualche giorno fa. Tre giorni saranno passate ogni giorno circa 10-12 mila persone sotto la nuova tettoia Nervi, la chiamo nuova perché è stata data in gestione al comune di nuovo dal comparto dell'ex mercato ortofrutticolo circa 2 settimane fa, la gestiremo noi fino a quando non partiranno i cantieri che saranno inizio dell'anno prossimo. Claudio Mazzanti l'altro giorno è venuto con me a fare un giro, c'erano anche tante altre persone che forse qui sono in sala, esattamente di fronte all'ex Telecom, e l'impressione che ho avuto quando sono arrivato lì e ho visto così tante persone, poi ci siamo fermati a parlare anche con tanti cittadini, era che l'emotività del giorno dello sgombero, la drammaticità di quella giornata, con tutte le ripercussioni che noi conosciamo bene, tutte le opinioni, era stata fortissima. Ma fortissima era anche la presenza di così tante persone lì di fronte, di tanti cittadini della Bolognina, che probabilmente sapevano dello sgombero, ma a mio avviso la maggior parte non lo sapeva e non conosceva neanche in retroscena le questioni, i problemi di quei cittadini che vivevano dentro quell'edificio. Ed ero da amministratore, da cittadino, di fronte ad una situazione in cui probabilmente la maggior parte dei cittadini non sapeva neanche cos'era successo, quali erano le nostre problematiche, le problematiche dei cittadini. Qualcuno forse mi ha tirato un accendino perché è caduto, io non ce l'avevo. Era là. Stavo dicendo, capisco il dissenso, ma e quindi è vero che non ci dobbiamo fare tirare per la giacca e cadere di fronte a un approccio ideologico ad un tema di questo tipo. Noi però ci dobbiamo far trovare laddove ad esempio c'è una battaglia contro la segregazione e contro un pensiero negativo di quello che è la convivenza nella nostra città. Nel trovare una soluzione al problema dell'emergenza abitativa e del rispetto delle regole, noi dobbiamo riuscire a costruire una soluzione che riporti insieme quelle due dimensioni, quella di chi 300 persone stava dentro ad uno spazio occupato e di chi 10.000 là fuori quella sera mangiava come se non fosse successo niente. Noi dobbiamo essere in grado di tenere unita la città nell'affrontare questo tema e dobbiamo farlo con il rispetto delle regole, garantendo il rispetto delle regole, costruendo una soluzione, ma anche offrendo un'idea alta di quello che è un'idea di città, di cultura e di senso dello stare in questa città. Io credo questo sia un ruolo del PD e dell'amministrazione, ma anche del PD, perché è una cosa distintiva del nostro modo di governare un territorio. Un altro esempio lo voglio fare sui temi del lavoro. Noi adesso stiamo scegliendo insieme agli altri amministratori le priorità sui fondi europei diretti all'area metropolitana. Uno dei temi che abbiamo è quello del rapporto fra la scuola, le imprese e la pubblica amministrazione. Su questo ci sono dei fondi importanti, peraltro la buona scuola a livello nazionale cercherà dei territori sui quali sperimentare. Io credo che non ci siano tanti altri territori in Italia che possono vantare una così alta densità di progetti già oggi
finanziati da imprese nelle scuole, sull'alternanza scuola-lavoro, sui laboratori, su tante altre cose. Noi stiamo scegliendo di metterli una parte importante della nostra disponibilità di risorse, per far sì che le scuole tecniche siano davvero un luogo scelto dalla nostra comunità e non una seconda scelta rispetto ai licei. Io credo, ad esempio, anche sull'orientamento delle scuole medie dovremmo lavorare. C'è un grande dibattito che c'è stato negli anni del circolo della scuola, di tutti quelli che si sono occupati di scuola. A mio avviso, oggi è arrivato il momento in cui tutti insieme facciamo una scelta e ci diciamo che il tema della formazione della cultura tecnica deve essere una priorità, perché questo può essere un elemento distintivo. Questo ce lo chiedono le imprese, noi oggi abbiamo le risorse per poterlo fare e credo che questo, anche questo debba essere una cosa del PD. Da ultimo, un'informazione, e chiudo. Come forse alcuni di voi avranno visto, stiamo organizzando degli incontri nei quartieri, nelle 6 zone nuove, sono dei nuovi quartieri che ci saranno dal prossimo mandato. Questo programma che stiamo facendo si chiama Collaborare Bologna nei quartieri. Sceglieremo alcune priorità dopo questo incontro, anche di investimento dei fondi europei e quant'altro. Nel primo incontro a San Donato San Vitale c'erano 200 cittadini che si sono venuti, tutti i rappresentanti di associazioni e gruppi. Giovedì faremo una cosa con Saragozza e Porto, trovate sul sito del Comune le date. È molto importante partecipare a questi incontri, che come PD guardiamo questi incontri, perché se il tasso di partecipazione sarà così alto come il primo incontro e i contenuti saranno quelli, io credo che il nostro programma in parte uscirà anche da lì, da dove i cittadini hanno insieme a noi deciso come migliorare zona per zona la loro vita nel territorio. Grazie. Interviene Mazzanti, poi parlerà Virginio Merola. Beh, io il documento lo condivido, quello che è stato presentato da Tosiani, e condivido anche l'elenco dei nomi che sono stati portati. No, due parole solo volevo dire rispetto alla discussione che c'è stata, rispetto al tema che qui è stato affrontato in alcuni interventi: legalità, emergenza sociale, occupazione. Sarà perché la vicenda della Telecom non mi ha più di tanto sconvolto, perché ricordo gli sgomberi in via Rimesse, 110 famiglie furono sgomberati, da quelle finestre volavano materassi incendiati, molotov, e la questura si sbagliò, mise in protezione il palazzo comunale, questi si infilarono dentro San Petronio e, se vi ricordate, sono stati dentro San Petronio circa per 10-12 giorni. Chi allora ha vissuto questa esperienza si ricorderà la tensione che quell'evento fu. Poi io la vissi perché ero il funzionario che insieme al funzionario della questura organizzammo lo sgombro, ma questo era il mio lavoro, e quindi la cosa mi ha segnato in quel caso sicuramente più di questo, anche perché allora l'intervento, devo dire questa volta, del sociale ha in parte calmierato e ha tenuto fermo una certa questione. Così come Bologna vive ciclicamente questi alti e bassi, vorrei ricordare altri fatti. Quando al Pilastro, organizzati da movimenti della sinistra extraparlamentare, occuparono un terzo del Virgolone. C'è qualcuno di San Donato qua? Spero che si ricorderà, no? Fu un'esperienza pesantissima, quindi l'emergenza abitativa fa parte, purtroppo, dell'esperienza urbana. Poi ci sono realtà differenti, come quella milanese, dove si è presa un'altra strada. La strada è che ci sono circa 5.000 alloggi di ERP, di edilizia residenziale pubblica, occupati, 4.000 e qualcosa, o la realtà di Roma. Io credo che noi a Bologna abbiamo tutte le carte per governare questi processi, ribadendo un principio basilare, che le occupazioni ti fanno sbattere. Io l'altro giorno, la prima dichiarazione che ho fatto la mattina, si ricorderà Francesco, i giornalisti vengono da me e mi dicono: ma scusa, tu lo sai che stanno sgomberando? E ho detto: beh, che stiano sgomberando, occupi, una proprietà agisce, arriva al sequestro giudiziario, a quel punto casca il mondo, prima o poi ci arrivi allo sgombero. È evidente che chi occupa, la fine che fa è quella. Io credo che però ci sia un dato. Vedete, un tempo le amministrazioni come affrontavano il problema dell'emergenza abitativa? Era molto semplice il meccanismo. Noi abbiamo avuto queste fasi altalenanti. Lo Stato metteva dei soldi, legge 25, 899, 142,
dava i soldi ai comuni e diceva a quei comuni comprate tutto lo sfitto che c'è, perché generalmente queste crisi erano concomitanti a crisi edilizie e lo Stato comprava. Se volete vi dico le vie dove noi abbiamo comprato decine e decine e decine e decine di appartamenti dove mettevamo dentro la gente in emergenza abitativa e sotto sfratto. No? Qui c'è chi è stato vicepresidente della Casa Popolare, sa bene. Oggi questa situazione non ce la possiamo più permettere, per un motivo molto semplice, perché non abbiamo i soldi per fare queste leggi. Quindi gli amministratori di tutti i comuni si trovano costantemente in emergenza, senza riuscire ad affrontare in modo organico, perché non c'è le risorse. Però abbiamo un serbatoio, io l'ho detto qua in un'altra direzione, e per quel che mi è possibile alcune realtà hanno affrontate. Noi abbiamo decine e decine e decine e decine di appartamenti vuoti da decenni che lo Stato non mette a disposizione. Qui prima ho sentito Licciardello che richiamava la funzione del governo nazionale. Io credo che questo sia stato, condivido quello che dici, perché Del Rio ha promesso che metterà nella legge finanziaria una norma banale dove lo Stato e gli enti parastatali devono mettere a disposizione il patrimonio. Vorrei solo dare un dato. L'INPS, fra via Gramsci e le strade del centro, ha oltre 50 appartamenti sfitti. Se parliamo delle poste, lì possiamo a livello di lunare di numeri, le ferrovie non se ne parla, vuoti. Ricordo che questi sono fatti, non sono chiacchiere. Domanda banalissima. Per quale motivo noi sindaci dobbiamo metterli a rischio, costantemente a rischio, e non essere noi, appoggiando l'azione del governo nazionale, per far sì che questo patrimonio venga messo a disposizione dei sindaci, per governare questo tipo di emergenza? Perché l'emergenza crescerà. Se voi guardate le dinamiche che noi abbiamo su il numero di sfratti che verranno e andranno in esecuzione, la situazione diventa sempre di più ingovernabile, a meno che noi non facciamo come fanno in alcune realtà, parlo del nord Italia, dove danno delle risposte. In Piemonte abbiamo le tre nuove entità sostitutive dei vecchi ACP che hanno anche lì centinaia di alloggi occupati abusivamente che nessuno sgombera. Milano fa la stessa cosa e potrei fare un lungo elenco. Però questa non è la risposta, perché passa un principio che è tremendo per noi, che è quello che chi è più prepotente o strumentalizza la necessità e l'esigenza governa questo fatto. Ricordo che a Bologna di 18.600 alloggi ERP abbiamo in tutto poco più di 30 alloggi occupati abusivamente. Siamo una realtà più unica che rara. E l'altro giorno abbiamo sgomberato 10 appartamenti di ERP ridando quegli alloggi a chi ne ha diritto in graduatoria. Però stiamo attenti, se noi continuiamo a polemizzare, secondo me in modo assurdo, su legalità, socialità, non vedendo l'insieme del problema, rischiamo di andare a incancrenire dei rapporti con dei nostri alleati, con delle persone che sulla Lega ci sono e come, ma però vedono l'emergenza abitativa e vedono la difficoltà oggettiva. Non è che un Don Nicolini quando parla, parla perché vuole fare del buonismo assurdo, ma perché guarda un aspetto importante di un tema. Allora credo che noi come partito dobbiamo farci carico di dare una risposta tenendo ben la barra al centro sul fatto che chi strumentalizza, chi occupa, poi non si meravigli se avvengono dei fatti che a un certo punto la proprietà ritorna in possesso del proprio bene. Tra l'altro la proprietà è costituzionalmente tutelata, quindi voglio dire di cosa stiamo parlando. Bene, io credo che questo sia il punto su cui noi dobbiamo molto lavorare ed è il punto su cui noi dobbiamo insistere e fare noi battaglia politica nei territori perché questo avvenga, perché guardate che quello che in passato si è fatto, e ho fatto degli esempi, non ci sarà più, quindi dobbiamo lavorare su quello che c'è. E lavorare su quello che c'è significa quello che ho detto, se no facciamo una discussione assurda su legalità sì, legalità no, che non serve a nessuno, perché poi la gente in mezzo alla strada ce la troviamo e tocca a noi, ai nostri sindaci, governare questi processi. Finisco, ho detto che il documento mi va bene, lo condivido, devo dire che il gruppo dirigente ha lavorato bene. Ultima questione, quando si fa i rapporti si vanno a unire realtà così complesse come Imola, l'ho detto in segreteria, credo che vadano affrontati tutti i problemi, costi, sociale, sanità e governo di processi, perché sennò ancora una volta riusciamo di non riuscire a unificare un percorso metropolitano, ha detto bene prima Macagnani, e continuiamo a avere una realtà con due entità che parlano sì, ma non arrivano mai a dei progetti di sintesi, che invece la città metropolitana è espressione di questa. Bene,
Do la parola al sindaco Virginio Merola. Ringrazio anch'io la segreteria e ringrazio tutti voi per il dibattito che ho ascoltato. Mi sembra molto nel merito e molto preciso ed è un conforto perché abbiamo delle situazioni davanti che dobbiamo affrontare insieme. Io credo che la nostra direzione, per stare sulle battute, sia una direzione ostinata e contraria nel panorama nazionale. L'operazione che siamo riusciti a fare di una candidatura unitaria della mia persona parla in questo senso, così come parla in questo senso il ragionamento che ho sentito fare stasera. Noi abbiamo bisogno di andare, secondo me, a questa campagna elettorale sapendo bene la posta in gioco anche fra di noi, per parlarne il più possibile con tante cittadine e tanti cittadini. L'impostazione che io trovo convincente, e la riassumo così, è quella di rivolgersi alla città con la necessità di costruire un campo democratico, ovvero una coalizione che abbia perno nel nostro partito, ma che si ponga il tema che è in gioco una conduzione democratica della nostra città rispetto a una conduzione democratica autoritaria della nostra città. Questo non vuol dire drammatizzare la situazione, vuol dire fotografarla, perché se i nostri avversari sono la Lega e il Movimento 5 Stelle, io credo che noi dovremmo sapere rivolgersi alla nostra città ponendo questo tema. Siamo di fronte a un bivio, la città ce la sta facendo a uscire da questa crisi, la città avrà un bilancio in espansione entro il 31 dicembre con una forte riduzione delle tasse e con molti investimenti che si cominciano a realizzare. Siamo in una fase appunto avanzata rispetto al resto del paese per uscire da questa crisi e portare Bologna in avanti, migliorarla ancora con il cambiamento che merita, ma la posta in gioco non è una discussione unicamente politicista sulle alleanze per arrivare a questo risultato. Quando noi diciamo, quando Francesco dice, la segreteria dice, dobbiamo costruire delle alleanze, io mi limito stasera a sottolineare che è cambiato il modo di costruire le alleanze. Ovvero noi non siamo nella logica di cercare un accordo con quello che avanza dell'NCD dopo che si sarà frantumato o quello che converrà all'onorevole Galletti. Noi dobbiamo pensare, come mi pare dicesse Ferrari, ad aprirci a un rapporto con pezzi e settori interi della società bolognese che oggi sono chiamati a scegliere tra un'ipotesi di declino o un'ipotesi di certa rinascita della loro città. Il mondo produttivo, quello delle aziende orientate all'export, non ha nulla a che fare con ipotesi di gestione di Bologna come città chiusa o città che vuole selezionare i cittadini in base all'appartenenza etnica. Ha bisogno di formare e qualificare nuovi lavoratori e di attrarli in questa città. Così il mondo delle associazioni economiche, così il mondo delle associazioni sindacali che vive questa forte contraddizione al suo interno, perché se bastano 20 persone a bloccare l'interporto di Bologna al di fuori completamente di qualsiasi organizzazione confederale e questo mette a rischio il fatto che arrivino i pasti nelle mense dei nostri bambini, è evidente che ci sono dei problemi che noi dobbiamo sapere affrontare sapendo distinguere innanzitutto, perché vedete la strada del riformismo è quella sempre più difficile, perché il mondo è complesso e noi abbiamo degli avversari che tendono a semplificarlo con parole d'ordine che parlano alla pancia. Da questo punto di vista non possiamo cavarcela come Platone, che pensando al popolo diceva tutta pancia, ci vogliono dei filosofi a governare, perché il popolo ci manda a quel paese. E a quel punto non potremo accusare il popolo, avremo sbagliato noi la politica che vogliamo fare. Quindi io insisto, sono molto d'accordo sull'impianto della relazione, però questo significa un surplus di lavoro.
Io non sto dicendo che dobbiamo andare a una campagna elettorale dicendo che se non vinciamo noi non c'è più la democrazia. Sto dicendo che prevale un'altra idea di democrazia e di città che trovo molto pericolosa, perché sicuramente in tutte e due le versioni molto autoritaria, molto chiusa, contraria agli interessi civili ed economici della nostra città. E questo ragionamento deve venire fuori. Per questo io penso che dobbiamo stare molto attenti a come creiamo spazio per attraversare la nostra porta stretta su diverse questioni. Le questioni che vedo molto importanti oggi le chiamerei casa e lavoro. Facciamo un bilancio espansivo, una forte riduzione delle tasse, raggiungiamo in questo mandato 250 milioni di investimenti diretti del Comune di Bologna, riduciamo fortemente il debito, quindi meno 700 euro sulle spalle di ogni cittadino di Bologna grazie a questa manovra di riduzione del debito, facciamo la spending review come la nostra direzione. Il Comune di Bologna c'entra sempre di meno con questo Paese. Il problema ce lo crea il Paese, perché se non riusciamo a uscire dalla crisi anche il Comune di Bologna non ce la potrà, come è noto, fare. Però questi dati li dobbiamo sapere raccontare, e secondo me a partire dalla casa del lavoro è necessario un cambio di passo. Io penso che se ci dicessimo tranquillamente che, siccome il mondo è complesso, ma questo non vuol dire complicato, vuol dire semplicemente intrecciato, nella nostra migliore tradizione noi cosa facciamo? Teniamo insieme valori e soluzioni pragmatiche. Così si governa. Questa è la tradizione della nostra città. Vogliamo tornare a Zanardi? Zanardi le case le ha requisite, era legale? Non lo so. Il momento storico da adesso non ci permette questa roba qui, ma ci permette di lavorare su valori forti sui quali non dobbiamo cedere e raggiungere il cambiamento possibile giorno per giorno rispetto a una situazione data. Diceva bene Mazzanti, perché a Bologna c'è tutto sto casino sulle occupazioni quando a Milano ce ne sono 5.000, a Palermo subaffittano gli alloggi occupati, a Torino non ne parliamo? Perché abbiamo anche una capacità alla nostra sinistra di strumentalizzare povera gente. E quindi abbiamo questa tradizione alla nostra sinistra che si riproduce sempre in diverse forme ma su sigle nuove, che appunto si basa sull'etica della convenzione, siccome quello che io penso è giusto, tutti gli altri lo devono fare, una classica sinistra autoritaria che si ammanta di essere democratica perché rivoluzionaria, che si ripropone sempre in forme nuove, purtroppo in un'area che a Bologna continua a essere consistente. Noi dobbiamo stare sull'etica della responsabilità, noi dobbiamo stare in un campo democratico e quindi i nostri valori e proposte concrete. Riguardo a questa questione dell'emergenza abitativa e della casa, cosa abbiamo fatto? Dovremmo saper dire al nostro popolo che grazie all'iniziativa del Comune di Bologna è nata una legge che si chiama Fondo contro la morosità incolpevole, perché noi abbiamo introdotto per primi la pratica di dire: guardateci, dalla gente che non paga l'affitto semplicemente perché è in cassa integrazione o disoccupata. Cosa dovevamo dire? Devi andare fuori perché non paghi l'affitto e basta? Bisogna che i nostri parlamentari comprendano, e Andrea l'ha compreso perfettamente, Francesca pure, è arrivato il momento che stringiamo un po' i bulloni. Quando noi facciamo una proposta perché nella legge di stabilità ci sia una norma che dà la priorità ai comuni per l'utilizzo degli alloggi sfitti degli enti parastatali, per carità, non dei privati, ci bastano e avanzano quelli degli enti parastatali, è evidente che noi stiamo dicendo: guardate, certo c'è una situazione di illegalità, ma c'è della povera gente a cui non stiamo dando delle risposte. Questo significa essere riformisti e affrontare i temi concreti, sapendo che però, siccome la porta è stretta, io credo che sulla casa non ci dovremmo muovere. Su questo fronte nazionale
ma ci dovremo muovere come amministrazione insieme a tutti gli altri sindaci dei comuni, se ce la possono fare, perché mi rendo conto della situazione di ogni singolo comune. Noi dobbiamo tenere questo doppio binario, muoverci contestualmente su questo doppio binario, ovvero noi dobbiamo trovare la possibilità di dire a quelli che hanno occupato che c'è la possibilità di uscire dalle occupazioni, se lo vogliono, senza arrivare a scontri con le forze dell'ordine, e chiamare una buona parte della società civile che, senza dirlo, su questo si sta organizzando, perché siano le associazioni a creare situazioni di accoglienza e di emergenza abitativa. E siamo già a un passo buono avanti su questo, nei contatti, guarda caso, con le imprese e con buona parte del mondo cattolico, quindi nei prossimi giorni vedremo di puntualizzare meglio questa proposta, ma sicuramente noi in città dobbiamo dare un segnale verso quelli che disseminano rancore e odio, e quindi un'altra priorità da affiancare a questa che stiamo preparando è quella di accelerare al massimo l'assegnazione degli alloggi ACER. Non possiamo assistere passivamente a 7.000 domande in lista d'attesa sugli alloggi ACER. Ci serve molto questa legge nel patto di stabilità, lo dico guardando i nostri parlamentari, ma ci serve anche su questo mettere insieme energie, e spero nelle prossime settimane di presentarvi una proposta più organica su questo. Sui temi del lavoro ci sono 5.000 imprese nella nostra provincia, credo che anche su questo sia arrivato il momento di chiamarle tutte a raccolta per dire che la priorità è occupare, dare lavoro ai giovani e far incontrare queste imprese con i nostri giovani e i nostri disoccupati. Ho voluto dire queste due cose perché credo che davvero dobbiamo stare sul pezzo, nel senso che, come me, io non ho nessuna preoccupazione, non ho nessuna paura, penso che stiamo dimostrando che abbiamo il coraggio di andare avanti in questi anni difficili, e credo che alla fine il grosso dei bolognesi ci darà ragione. Ma dobbiamo saperlo fare nelle condizioni nuove. Le condizioni nuove non sono a Bologna quelle di un PD che pensa di essere il partito della nazione e che si contrappone all'antipolitica dei grillini. Questa non è una condizione nuova, né a Bologna e né a livello nazionale. Noi dobbiamo essere un partito democratico di centrosinistra, capace di allargarsi per quanto possibile alla sua sinistra e conquistare al centro altri voti, possibilmente non appartenenti alle categorie degli ex e dei reduci della frantumazione evidente che c'è nel campo del centrodestra. Io non vorrei che sottovalutassimo, cioè, il fatto che Bologna ancora una volta avrà, ma in una situazione completamente cambiata dai tempi di Guazzaloca, avrà di fronte una destra non di stampo europeo, una destra populista e una destra che vuole usare la città per i suoi esperimenti nazionali, così come sta facendo quella che generosamente ci continuiamo a chiamare le persone alla nostra sinistra, che come obiettivo, vedete, hanno quello di andare al secondo turno, cioè grande capacità di tener conto dei bisogni del popolo e della povera gente, no? Metterci a rischio di consegnare questa città ai grillini o alla Lega, bisogna essere davvero molto di sinistra da questo punto di vista. Quindi, come diceva Andrea, come hanno detto altri, come ha detto Tosiani, a me l'impianto sembra molto chiaro. Ho voluto semplicemente approfondirlo sul come, perché il come noi lo facciamo in una situazione profondamente diversa, che è quella che sottolineava Ferrari, e che attraversa il corpo vivo sia di quelli che votano per noi che non votano per noi, cioè qual è il futuro, quali sono le paure che noi dobbiamo dare proposte rassicuranti. E questo è molto di più che costruire uno schema
di alleanze a tavolino. Io non so che fine farà Sel, francamente me ne infischio, nel senso che francamente io penso che noi dobbiamo dire che dobbiamo confermare l'alleanza con Sel. Io lo dico continuamente, ma se si dividono, pazienza, costruiremo un'alleanza alla nostra sinistra con l'esperienza di Amelia Frascaroli, ma soprattutto con il fatto che invito a considerare come principale nostra risorsa, sia rispetto alla nostra sinistra, che chiamiamo la parte moderata della città. C'è gente che si può impegnare per il bene comune di questa città. In questo casino ci sono 160 patti di collaborazione, di gente che pulisce i muri, di gente che si dà da fare per tenere curato un giardino o per assistere qualcuno. C'è una disponibilità su questo che non riguarda la politica intesa come schieramento, ma riguarda la politica intesa come bene comune. E questo coincide col meglio delle nostre imprese e coincide col meglio delle nostre associazioni e delle nostre organizzazioni di volontariato tanto diffuse nella nostra città. Un campo democratico. Il PD non nasce per altro che per essere un'alternativa maggioritaria credibile al sistema che c'è nella nostra città e nel paese, in sostanza. Questo io credo che noi dovremmo fare. Bene tutte le iniziative che sono state annunciate, benissimo la conduzione finora, non dividiamoci sulle parole, dividiamoci se è necessario sui contenuti, ma uniamoci sui progetti. E noi abbiamo in mente un grande progetto riformista e concreto per la nostra città, sapendo dire finalmente, con un po' la forza dei riformisti, che non è affatto rassegnazione o voglia di compromettersi, che noi stiamo combattendo per la nostra città in una situazione che è difficile anche nella nostra città, anche se meno rispetto ad altre città. E il punto è esattamente quello: come si recupera a una prospettiva autenticamente democratica la nostra città senza dare per scontato nulla. Non mi è mai piaciuto che dopo le elezioni europee si gridasse tutti al fatto che non c'erano più problemi, perché abbiamo visto le elezioni regionali. Non ci vuole nessuna presunzione da parte nostra, ma dobbiamo raccontare il tanto lavoro fatto e saperlo raccontare dicendo che ha bisogno di essere completato e portato avanti utilizzando finalmente l'opportunità che siamo riusciti a costruire di avere un sindaco che ha il tempo di fare due mandati per la nostra città. E questo tema della continuità nel cambiamento deve essere della stabilità e delle certezze che possiamo dare ai cittadini deve essere molto, ma molto importante. Leggiamo meno i giornali e stiamo di più fra la gente. Questo è semplicemente quello che dobbiamo cominciare a fare, sapendo che come l'abbiamo impostata, da come il dialogo è nato in questa conferenza programmatica che è finita addirittura con un voto unanime, noi possiamo dimostrare che possiamo lasciarci alle spalle una discussione fatta di correnti a priori e stare sulla concretezza delle proposte che possiamo fare per la nostra città. Io davvero di questo vi ringrazio. Avrei bisogno, ne sento proprio l'esigenza, che anche noi riprendessimo la sana abitudine di fare delle discussioni un po' approfondite fra di noi, per chiarire le parole che da tempo non confrontiamo più fra di noi. Ma per esempio la parola riformismo, la parola giustizia sociale, la parola lotta alla diseguaglianza, la parola potere, io sento tutto il bisogno di condividerlo con i miei compagni e amici del Partito Democratico, così come con tanti cittadini che ci chiedono su questo sponde nuove, non di sapere appunto
se abbiamo coinvolto qualche altra forza politica, ma di sapere se abbiamo delle cose da proporgli perché si possano impegnare decisamente. Non è più lo schema del 99, questo voglio dirvi, è completamente cambiato, perché se la colfa del mio capo di gabinetto dice sono incazzato perché con quelli della Telecom perché hanno una casa e io sono in fila da anni per andare nelle case Acer, colfa filippina, noi abbiamo un problema che non è quello di dividerci fra chi occupa e chi è per gli sgomberi. Abbiamo il problema di tenere unito il popolo, che è quello che fanno i riformisti. Altrimenti ci dividiamo fra di noi e andiamo a una situazione dove, lo ripeto, gli originali sono molto meglio delle fotocopie. L'originale di estrema sinistra massimalista e l'originale di destra populista autoritaria o Movimento 5 Stelle. Abbiamo una nostra originalità, l'abbiamo costruita in questa federazione. E a proposito del dibattito su Imola, io sono molto contento che facciamo questo passo su Imola, dico che lo dobbiamo saper fare nel rispetto della reciproca autonomia. Non sarà facile arrivare a una fusione delle due federazioni, trovo molto intelligente come è stato costruito il percorso, perché in queste situazioni conta molto di più il percorso dell'obiettivo finale. Se noi per esempio la prossima tappa che ci dessimo con Imola è quella di capire in quanto tempo riusciamo a costruire un'ASL unica, io credo che noi avremo fatto un passo avanti fortissimo sulla capacità di formare una federazione unica. Ma se noi partiamo dal fatto che non ha senso semplicemente perché c'è una nuova istituzione e le due federazioni dovrebbero unirsi sotto una nuova istituzione, faremo un errore. Perché Imola c'era la provincia, ma ci ha sempre tenuto a dire che anche se eravamo nella stessa provincia c'era la federazione autonoma di Imola. Quindi io trovo molto più intelligente partire da un percorso che anticipare l'obiettivo finale del percorso, perché sono temi concreti quelli dell'autonomia e non riguardano solo l'autoreferenzialità di gruppi dirigenti. Quindi complimenti anche per come l'avete impostata. Grazie. Buonasera a tutte e tutti e grazie a Virginio soprattutto per la parte finale su Imola, perché mi rassicuro un po' rispetto alle telefonate che riceverò dalla federazione quando leggeranno sui giornali che durante la nostra direzione in tanti hanno auspicato la federazione unica. Lo dissi in una trasmissione televisiva a fine luglio e per qualche giorno le risposte, diciamo, che vennero da quella parte non furono proprio pacifiche, però... Ora non parliamo di carri armati al confine di Castel San Pietro, però sicuramente partiamo con una decisione, guardate, che non darei per scontata o per acquisita. Non è facile. Non è facile mettere attorno a un tavolo due federazioni con aspetti e caratteristiche e peculiarità molto forti. Io dico sempre a Marco Raccagna, il segretario di Imola, gli imolesi sono gli unici più testardi dei calabresi che io abbia mai conosciuto, e quindi anche partire con un coordinamento, per quanto questa sia un'esigenza che entrambe le federazioni hanno avvertito, io, diciamo, che sin da quando sono diventato segretario, parlando con tanti di voi e percorrendo il territorio della nostra federazione, si avvertiva nettamente la necessità di iniziare a dare un po' di senso anche a un'azione comune metropolitana. Però, come dice Virginio, noi non possiamo fermarci solo a questa riflessione. Siccome c'è la città metropolitana, dobbiamo fonderci con Imola, perché anche al tempo della provincia di fatto c'era questa specificità. È però evidente che con i nuovi bisogni, con le nuove necessità e con anche un ruolo che tutti noi vogliamo sia diverso della città metropolitana rispetto a quello che era la provincia nel corso dei decenni,
È evidente che un'azione di coordinamento che possa partire da stasera, Imola ha votato venerdì, quindi 3 giorni fa, si possa poi in qualche modo intraprendere un cammino capace di portarci a, non voglio dirlo io, alla federazione unica, perché vi chiedo di lasciarmi, come dire, il margine di trattativa e di discussione pacifica con Imola, ma sicuramente quello di oggi, come poi abbiamo scritto nel documento, è l'inizio di un percorso che deve vedere altre tappe. Sono anche molto orgoglioso della proposta nominativa, perché mi sembra una proposta molto forte, molto qualificata, al di là di un rapporto numerico che chiaramente non rispecchia le forze relativamente tesserate ai voti, però quando si parte per un cammino comune bisogna anche un po' mettere da parte la propria specificità numerica e cercare di andare incontro a chi comunque si siede attorno a noi. E poi ha ragione Zac quando dice passiamo dalla fase che alla fase limone, sicuramente un bicchiere d'acqua tiepida col limone, lo sappiamo tutti, fa bene alla mattina appena svegli, bisognerebbe prenderlo prima della colazione, è evidente però che in quel bicchiere ci dobbiamo mettere poi la politica. Perché dire semplicemente non è stato il caso, diciamo, di questa discussione, vogliamo arrivare a una federazione unica, ma al di là delle questioni organizzative, ma se non ci mettiamo da qui a lì un po' di politica, un po' di riflessione su come immaginiamo possa essere il ruolo di un'eventuale federazione, rischieremmo di partire con un passo falso. Certamente l'obiettivo comune è far sì che la nuova città metropolitana possa avere in ambito regionale una funzione e un ruolo più forti rispetto a quanto il nostro territorio ha avuto nel corso degli ultimi anni. Ora, non vorrei aprire qui di nuovo la discussione sul policentrismo, però noi l'abbiamo scritto, la città metropolitana di Bologna deve essere la capitale vera dell'Emilia-Romagna e se non c'è una spinta politica da parte delle federazioni faremo fatica a raggiungere questo obiettivo. Vengo poi al punto, diciamo, che riguarda le nostre, lasciatemele chiamare, vicissitudini locali e anche storia di questa direzione, interviene il sindaco e dopo il segretario, ormai ci abbiamo preso gusto alle dichiarazioni in tandem. Però sono, come dire, molto orgoglioso di come stiamo gestendo questa fase, molto difficile. Del resto sono state settimane, come cantava De André in Anime Salve, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, eppure abbiamo tenuto bene anche a fronte di alcune ricostruzioni che a volte fanno un po' sorridere, immaginando questo Partito Democratico artefice di dimissioni o di svolte a destra nei giorni pari, nei giorni dispari, invece il Partito Democratico che rappresenta la vecchia ditta e vuole rinsaldare l'alleanza sinistra, ma ci sta però. Come avete detto bene in tanti, come ha detto bene Luigi nella sua ottima relazione introduttiva, l'equilibrio è sempre lo sforzo più difficile. Perché quando noi diciamo, così come abbiamo messo nero su bianco in un documento votato all'unanimità, che quindi vale per tutti, che dobbiamo coniugare solidarietà e legalità, significa fare lo sforzo che oggi è riecheggiato nell'intervento di tantissimi di voi. Perché sarebbe facile scriverci a una qualsiasi tra le tante fazioni oggi in campo, interpretare questo o quel sentimento, parlare alla pancia di questo o quella fetta di elettorato, di cittadinanza. Altra cosa è invece farsi carico di una responsabilità, quella che in un martedì lunghissimo, il giorno dello sgombero dell'ex Telecom, ha visto l'amministrazione comunale in prima linea, ha visto il Partito Democratico a stretto contatto e rapporto attraverso il presidente di quartiere, attraverso il segretario, il gruppo dirigente con l'amministrazione e siamo restati in silenzio fino a sera e rivendico quella scelta perché restare in silenzio fino a sera non significava non sapere cosa dichiarare ma significava dire alla nostra comunità noi non ci iscriviamo alla categoria di chi in queste ore fa gara per spararla più grossa. Da chi diceva è la procura che sta commissariando Bologna, a chi diceva una scemenza di segno opposto. Noi siamo il Partito Democratico e abbiamo sulle nostre spalle il peso della responsabilità di governare Bologna e la stragrande maggioranza dei comuni. E allora abbiamo aspettato che la situazione si potesse definire, che l'amministrazione portasse a termine quell'ottima opera di mediazione
tale da garantire alle famiglie con i minori, alle situazioni di fragilità, una risposta. Perché noi non lasciamo nessuno a dormire per strada. Ma non perché siamo di sinistra e basta, ma perché è una questione di civiltà. E se ci sono famiglie che oggi perdono il lavoro, se ci sono persone in cassa integrazione, noi non possiamo immaginare che una forza come il Partito Democratico non dia loro delle risposte. Certo, questo non significa dire che le occupazioni sono giuste, o dire che le occupazioni, molto bene secondo me l'equilibrio espresso nell'intervento da parte di Claudio Mazzanti, siano la strada politica da intraprendere. Perché è chiaro che è una strada illegale e come ogni strada illegale comporta un'assunzione di responsabilità. E se ti sgombrano evidentemente perché hai infranto la legge. Ma poi c'è la politica. Come ha detto Zacchiroli, la politica faccia la politica. E per noi che la politica faccia la politica significa chiedere ai nostri parlamentari, che sono già molto sensibili su questo tema, di darci una mano a Roma, affinché nella legge di stabilità ci possa essere una norma capace di dare alle amministrazioni comunali la possibilità di agire, di utilizzare quelle decine e decine e decine di immobili e di appartamenti che sono sfitti, che tutti vediamo quotidianamente. Basta percorrere un po' le strade della nostra città. E fare politica significa anche sapere che quando il dibattito su che cosa è giusto o che cosa è sbagliato incontra la sofferenza e la marginalità, quel dibattito deve finire e di quella sofferenza e di quella marginalità bisogna farsi carico. Punto. Perché non ci possono essere altri tipi di risposte. Perché, guardate, ci sono i collettivi che strumentalizzano, ci sono i centri sociali che tengono la regia delle occupazioni e che fanno però purtroppo speculazione politica sulla pelle della sofferenza vera di decine e centinaia di persone. Ora, quando il Partito Democratico dichiara a ruota del sindaco dicendo che l'amministrazione ha fatto bene, che ha fatto bene l'assessore Amelia Frascaroli, non lo fa perché è preso dall'ansia di aggiungere qualche punto percentuale alla somma della coalizione che sosterrà Virginio Merola, ma lo fa per una considerazione, una consapevolezza politica. E arriva all'altro punto. Quando noi diciamo vogliamo una coalizione di centrosinistra, non è solo per ribadire un'identità del Partito Democratico a cui teniamo, tutti, magari con sfumature differenti, ma che chiaramente ci uniscono. Ma perché il punto non è quello di dire abbiamo 2, 3, 4, 5 liste. Ma perché siamo consapevoli che certo non è più il tempo dell'unione, di 11 sigle politiche differenti con ministri che scendevano in piazza contro il governo di cui facevano parte. Che certo a volte non aiuta un dibattito nazionale in cui visitando 10 canali televisivi ascoltiamo 10 pareri differenti da parte dei nostri dirigenti nazionali. E noi speriamo che i mesi che ci attendono da qui al voto della prossima primavera possano segnare anche un cambio di registro, perché lo sappiamo. L'eco di un dibattito a volte scomposto, troppo divisivo, troppo aggressivo, arriva nei nostri territori, arriva nei nostri circoli, arriva nella nostra base. E questo non ci fa bene, a prescindere da come la si pensi. Perché un po' di unità del Partito Democratico, anche a livello nazionale, sicuramente ci aiuterebbe a vivere una campagna elettorale di tono migliore. Allora, dire che noi vogliamo una coalizione di centro-sinistra significa ovviamente guardare alla nostra sinistra, Vendola farà ciò che riterrà più opportuno, alcuni esponenti di SEL un giorno decideranno cosa fare da grandi, e la smetteranno di dire 10 cose diverse in una settimana per poi presentarsi lunedì in consiglio comunale con un ordine del giorno, perché hanno francamente stancato. E bene fa il gruppo consiliare a rimandarglieli in commissione quegli ordini del giorno, perché se si dice di volere una verifica, la verifica è una cosa seria. Ci si siede attorno a un tavolo, si prende il programma del 2011, si vede cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto. Se lo facessimo ci renderemmo conto che questa amministrazione non ha nulla da invidiare a tutte le altre amministrazioni che andranno al voto l'anno prossimo, ma un conto è la verifica politica, un conto sono i giochi di posizione, il cui unico obiettivo è quello di costruire e garantire carriere personali. Questo non ci interessa. Non ci interessa quando il sindaco... giustamente, in piena autonomia, revoca le deleghe,
a un assessore, perché in una giunta ci si sta sulla base di un rapporto di fiducia, sulla base di un rapporto di fiducia, e non ci interessa nemmeno rispetto a un'alleanza il cui primo obiettivo deve essere quello di presentarsi ai nostri cittadini dicendo abbiamo le idee chiare su cosa abbiamo fatto e su cosa vorremmo fare. Certo, io sono ottimista, perché SEL come partito è un interlocutore serio, perché abbiamo l'esperienza di governo di Amelia Frascaroli e delle persone che rappresentano quella sensibilità che con lei hanno lavorato e continueranno a lavorare, ma faremo un'alleanza sulle cose da fare, su quelle che sono le esigenze della nostra città, e perché noi è dal 1993 che cambiamo sindaco ogni 5 anni e non se ne può più. Se anche Virginio non fosse un buon sindaco, quello è, se anche non avesse portato a casa dei miracoli con quasi 200 milioni di euro di tagli in 4 anni e mezzo, perché di questo stiamo parlando, non verrebbe comunque meno la necessità per la nostra città di avere dopo 23 anni finalmente un po' di continuità amministrativa. Perché amministrare non è fare il gioco dell'oca, in cui se peschi la carta sbagliata torni alla casella di partenza, ma è costruire dei progetti e poi portarli al termine. Questa è la serietà della politica. E su questo io conto anche sul senso di responsabilità da parte di tutti. Guardate, fra 7 mesi noi votiamo. Dovesse essere confermata la data del 29 maggio, noi esattamente fra 7 mesi saremo a 24 ore dalla conclusione della campagna elettorale. Questo significa che serve senso di responsabilità, che serve capire che in un partito grande come il nostro, anche se ci sono delle posizioni o dei punti di vista differenti, bisogna che ciascuno di noi, a partire dal segretario e dal gruppo dirigente, lascino in campo del proprio io. E a maggior ragione se si vuole costruire una coalizione, perché non è piantando le bandierine. Io sono quello più legalitario di te, io sono quello più solidarista di te, che noi possiamo costruire un partito forte e una prospettiva chiara per i nostri cittadini. Ma assumendoci ciascuno per la propria parte di responsabilità, la necessità irrinunciabile di essere uniti e di avere senso di responsabilità da qui a lì. Anche oltre, anche quando governiamo, ma in particolar modo in questi 7 mesi. E questo è, come dire, un fare affidamento sulla serietà di tutto il nostro gruppo dirigente, ma io non ho dubbi che sia così, perché ha ragione, guardate, Pier Giorgio ha detto una cosa nel suo intervento, ma molto condivisibile, quando dice che noi non possiamo assolutamente rinunciare all'affermazione di un principio di legalità, e io sono pienamente d'accordo. E questo si tiene insieme a un passaggio dell'intervento di Sergio Lo Giudice, che ci ha ricordato che fra 2 giorni nella nostra città inizierà il primo maxi processo per la criminalità organizzata nella storia di questa regione. E non è più rinviabile un dibattito serio anche tra di noi, a livello regionale, anche qui a Bologna, ragioniamo, discutiamo, cerchiamo di capire che cosa sta avvenendo nei nostri territori. Non lo dico solo sulla base di una bella iniziativa venerdì col procuratore Gratteri, ma sulla base di una consapevolezza diffusa di quanti i nostri territori ormai non possano più rinviare la discussione o fingere o immaginare che sia comunque un qualcosa che non ci riguarda. Ora discutiamo delle cose, ragioniamo, approfondiamo, stiamo nel merito e voliamo alti, perché noi non possiamo presentarci alla città di Bologna raccontandogli cosa abbiamo fatto in 5 ore di consiglio comunale lunedì rispetto all'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di SEL, o se abbiamo litigato se la bilancia pendeva al 51% sulla legalità o sulla solidarietà. Noi ci dobbiamo presentare alla città di Bologna raccontando che cosa abbiamo fatto e che cosa abbiamo intenzione di fare per la Bologna metropolitana del futuro. E ne abbiamo possibilità, a partire dalle 2 giornate del 22 e 29 novembre. L'Open Day non è solo uno slogan carino o una medaglietta da appenderci al bavero della giacca per dire che abbiamo fatto una bella 2 giorni e magari pubblichiamo tante belle foto su Facebook. È un momento che prepareremo con un'assemblea dei segretari di circolo, a cui tutti, a partire dal gruppo dirigente, i sindaci, i componenti delle varie giunte nel nostro territorio metropolitano, i parlamentari, ciascuno di voi è chiamato a uno sforzo di presenza, di militanza, ma cerchiamo anche di innovare,
Perché non dobbiamo fare la sommatoria degli eventi per dire 100 appuntamenti nella Federazione di Bologna e poi magari in mezzo a questi 100 c'è un circolo tenuto aperto in maniera stanca per un paio d'ore, con 4 persone che si salutano. Cerchiamo di andare nelle piazze, cerchiamo di andare in mezzo al popolo, quello che una volta era, come dire, la quotidianità per i grandi partiti di massa della Prima Repubblica e che oggi, come dire, sostituiamo con il popolo di Facebook e ce ne lasciamo impressionare un po' troppo, ma stiamo tra la gente, parliamoci e capiremo che i due punti che ha elencato Virginio, la casa e il lavoro, sono con ogni probabilità, per me sicuramente, due dei punti che stanno più a cuore alle persone, assieme alla riflessione di Davide Ferrari, la paura. La paura che porta tantissime famiglie di qualsiasi età a preferire il chiudersi in casa, perché se esco fuori c'è il diverso, se esco fuori c'è qualcosa che mi spaventa. E se non ci siamo noi del Partito Democratico a interpretare questo senso di smarrimento e a dargli risposta, dall'altra parte c'è la Lega Nord che va in televisione agitando una pistola perché è giusto e ci si deve armare e sparare per difendersi, o c'è il Movimento 5 Stelle che ha messo molto velocemente da parte il principio di democrazia dal basso, che adesso sceglie le sue liste di candidate tra i fedelissimi del capo e che si propone, come dire, senza una vera idea di città. Non voglio onestamente parlare, e anche qui sono d'accordo con Virginio, per me non è sinistra, ma quello, come dire, quei piccoli pezzi che si agitano in un mondo estremo. Poi ero giovane, quindi ho poca memoria, ma poi magari più avanti racconterò assieme a chi condivideva con me quelle ore, in particolare c'erano Stefano Caliandro, Giulio Pierini e Matteo Lepore, erano i giorni del G8 di Genova del 2001, e poi un giorno racconteremo cosa diceva l'allora segretario regionale dei DS Mauro Zani delle tute bianche. Oggi vedo che fanno cenne assieme per sconfiggere il Partito Democratico. Una famosa canzone diceva come si cambia per non morire, ma saranno comunque gli elettori della nostra città. Saranno comunque gli elettori della nostra città ancora una volta a dire cosa ne pensano, per fortuna che, come dice Mazzanti, il mascordone a qualcuno però, come dire, non ha ancora colpito e quindi ce lo ricordiamo. Io concludo, ovviamente vi chiedo di votare il documento di coordinamento con Imola e la proposta nominativa, però vi chiedo di stare assieme a noi, di rimboccarvi le maniche e di stare in campo, perché guardate che le elezioni di Bologna, in quanto Bologna, rappresentino sempre un appuntamento di rilievo nazionale, non ci sono dubbi. Ma nel 2016 c'è in campo non solo chi sarà il sindaco della nostra città con la sua rilevanza nazionale, ma c'è anche in campo una certa idea di politica e di amministrazione che non si misura nell'essere più vicino o più lontano a Matteo Renzi. Cioè inizierei anche, come dire, tra di noi a essere un po' più, no, sereni no, un po' più tranquilli in alcune forme della nostra discussione, perché non possiamo poi ridurre tutto a un essere pro contro qualcuno. Matteo Renzi è il mio segretario nazionale, il mio Presidente del Consiglio. Ma si misura una certa idea di che cosa noi intendiamo per politica e per amministrazione. Allora, da una parte c'è quello che abbiamo fatto nel corso di questi anni e sarebbe bello che gli organi di informazione dessero spazio al parere dei bolognesi sul centro che gli stiamo consegnando, così come l'hanno fatto quando sono iniziati i lavori, e me lo aspetto sia dalla carta stampata che dalle televisioni, dare lo stesso spazio di visibilità al parere dei bolognesi oggi che gli stiamo restituendo uno dei centri storici più belli d'Europa. E lo pretendo, perché non può essere che si dia spazio solo a chi si lamenta legittimamente, per carità, e fare amministrazione significa anche parlare con queste persone, ma oggi che stiamo consegnando un centro bellissimo, non mi basta una semplice galleria fotografica su un sito internet, ma ne dobbiamo anche raccontare che cosa abbiamo in mente di fare, non solo per la Bologna metropolitana dei prossimi 5 anni, ma per mettere in campo un'idea di futuro, e quest'idea di futuro la può mettere in campo solo il Partito Democratico, in una alleanza, mutuo l'espressione di Francesca, con la sinistra del sì,
è vero, perché di persone che dicono no a prescindere non ne abbiamo bisogno, ma in questa città c'è una sinistra del sì, ci sono sensibilità diverse da noi, ma è che è giusto che continuino a governare con noi questo territorio, e lo faremo se saremo uniti. Io sono molto contento che nella proposta nominativa ci siano sia Marco Lombardo che Dario Mantovani, perché serve il contributo di tutti, e se lavoreremo insieme a partire dalle giornate del 22 e 29 novembre, dimostrando che sappiamo anche ascoltare gli altri e non solo parlarci addosso, saremo all'altezza delle sfide che ci attendono. Vi ringrazio. Bene, procederei a questo punto alla votazione del documento sul coordinamento metropolitano. Ovviamente il voto è riservato solo ai membri effettivi della direzione. Niente pugno chiuso, alzate la mano. Favorevoli. Bene, potete abbassare. Contrari. Pierini, tieni giù una mano. Contrari. Astenuti. Bene, approvato l'unanimità. Buonasera a tutti.